Buongiorno, sono Mara Della Pergola, consigliera della comunità ebraica di Milano e sono felice di introdurre questa giornata europea della cultura ebraica 2020. Nella nostra stanza virtuale parleremo di teatro e letteratura ebraica. Il tema di questa giornata è lo stesso in tutta Europa ed è dedicato ai percorsi. E questa è una interessante prospettiva dinamica che non vuole focalizzare sulle mete raggiunte o da raggiungere, ma che ci fa camminare accanto ad alcuni aspetti della cultura ebraica e ci permette di passare da un nucleo più intimo al sociale, ma anche dall'Italia all'Europa, a Israele, per poi tornare all'Europa. Qui nella nostra stanza siamo curiosi di sentire quali aspetti dell'ebraismo hanno influenzato profondamente la ricerca drammatica e l'opera di alcuni importanti registi, ma anche qual è stata la trasformazione del teatro e della letteratura ebraica nei diversi percorsi spaziali e temporali. Dunque, la scrittura da un lato e la messa in scena dall'altro, di autori e registi europei, le cui opere hanno attraversato i confini e alcuni dei quali si sono poi trasferiti nel Novecento in Israele e hanno iniziato anche a scrivere in ebraico, una lingua che magari non era la loro lingua madre. E poi sentiremo quali sono state le direzioni prese dalle varie generazioni di autori. Iniziamo con Andrea Ruth Shammah, la conoscete tutti. Andrea è l'anima fondatrice, la direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano, che non è solo un teatro, ma un vero luogo di cultura dove si può fare di tutto, ci si possono anche passare le vacanze, perché c'è una magnifica piscina. E per questa sera ci ha offerto lo spazio dei bagni misteriosi dove si terrà il concerto finale, la Cletz Parade, alle ore 20:30, che potrete ascoltare sul sito della comunità Mosaico, perché è sold out, e sulla pagina Facebook, Giornata della Cultura Ebraica Milano. La città e la comunità le sono riconoscenti. L'acronimo di Andrea Ruth Shammah è ARS. E se la tradizione vuole che il nome influenzi il destino e i percorsi dell'individuo, Andrea non aveva altra scelta se non di fare ciò che ha fatto e che continua a fare benissimo. Il titolo del suo intervento è Fare teatro ebraico non vuol dire parlare di ebrei. Siccome Andrea non ha l'audio, ora le facciamo un segno, così capisce che deve cominciare. Benvenuto. Allora, se mi sentite, l'esperienza più incredibile che possa fare, io che adoro la presenza, non solo, ma sono isolata da sola con anche tutta una serie di cose, va bene. Però, siccome dobbiamo parlare del teatro, il teatro ha bisogno di essere qualcuno qua, gli altri che ascoltano, almeno una condivisione, sarà un'esperienza anche questa. Allora, non avendo capito che ci sarebbe stata la storica del teatro ebraico, ho cominciato a dire quando è cominciato, cosa si dicono, per cui gli inizi, la bima, anzi prima ancora, e mi sono anche commossa perché mentre guardavo su internet per fare delle ricerche, ho trovato quanto il Teatro Franco Parenti e la sottoscritta avevano fatto per la cultura ebraica a Milano almeno. E ho visto quante cose abbiamo fatto, visto che qui si parla di teatro e letteratura, addirittura Levinas è venuto, non me lo ricordavo nemmeno, Edmond Jabès, cioè è stata una. Vabbè, e tutti, da un omaggio a Fersen, che aveva fatto la prima compagnia teatrale di teatro ebraico, a Moni Ovadia, che se non lo si sa, Franco Parenti aveva visto Moni in un teatro quartiere cantare delle canzoni politiche e gli ha detto: ma senti, sei così bravo, sei anche ebreo, perché non cerchi la tua anima ebraica? E dunque nacque così dalla sabbia dal tempo con Mara Cantoni da noi. E guardando tu Joël Edix, l'inizio di Joël Edix, la prima volta che si è chiamato Joël Edix, Davide Ottolenghi, è stato in questa cosa della comicità ebraica dove lui ha raccontato questa meravigliosa gag. Cos'è? Per racchiudere la comicità ebraica si può dire che uno cade, sta camminando, scivola su una buccia di banana, casca all'indietro e si spacca la faccia. Questo è umorismo ebraico. È molto complicato, ma lo trovo stupendo. Va bene, detto tutto questo, visto quante cose abbiamo fatto, Ceronetti, il Coelet, e che l'ha fatto per Franco e Lucilla, e comunque guardando tutto ciò,
E avendo trovato anche poi vorrei chiedere alla storica come si può spiegare che l'introduzione al teatro ebraico di Chagall, di questa enorme tela di 8 metri per 3, è tutta figurativa quando noi parleremo del divieto della rappresentazione. Però insomma non è una realtà, è una simil realtà, in questa surrealtà diciamo che il divieto di rappresentazione è un pochino evitato. Però in questa chiave del divieto di rappresentazione io dicevo che cos'è per me in verità teatro ebraico? E prima di tutto cos'è teatro? Allora anche lì, ma penso che lo dirà lei, che cos'è nella tradizione ebraica la rappresentazione di un rito? Cioè che cos'è, per non dire Purim, che addirittura è la recita, ma che cos'è un seder? Noi abbiamo fatto con Judith Malina, che peraltro è la grande del Living Theater, era figlia di un rabbino, e Julian Beck, abbiamo fatto un seder. E il seder in cui si raccontava, si incarnava nella verità. E dunque quello è teatro, non è teatro ebraico, non so cosa dirà dopo, perché purtroppo non sentirò, ma qualcuno me lo manderà. Allora, alla ricerca di tutte queste perlustrazioni di cui ho tutti questi fogli, ma che mi risparmio di leggere, arriverò a dire che cosa mi sembra si può fare. Primo Levi è un autore ebreo, fatto da un regista anche ebreo, da un attore ebreo, e farlo in modo che non sia teatro ebraico. E fare in modo che invece, anche senza parlare di temi, io dicevo che vedendo il Mahabharata di Peter Brook e l'inizio della negazione della rappresentazione, cioè per capirci meglio per chi ci ascolta, Visconti non potrebbe essere teatro ebraico perché crede, Ostreller, di far come se fosse vero, cioè che quel tramonto è più vero di un vero tramonto, mentre secondo me la dichiarazione che siamo su un palcoscenico e l'importanza di quello che si dice, della comunicazione, di un contenuto che è giusto condividere, dove chi parla si prende la responsabilità di quello che sta dicendo, perché oltre al divieto di rappresentazione c'è il dovere di trasmettere alcuni valori e di trasmetterli comunque, come si sa, anche per gli ospiti non ebrei, perché sono valori necessari della trasmissione. Ecco, lì io cercavo di identificare nella messa in scena, farò un altro esempio, abbiamo fatto per il binario 21 quest'anno l'istruttoria di Weiss, si poteva fare in mille modi, si può cercare di mettere dei video, si può cercare di far vivere tutti gli spettatori la stessa emozione di quando il pubblico potrebbe essere pigiato in un vagone, come ricordare come lo è stato nei racconti che fanno. Invece si può usare la parola, il racconto, con una grande, come dire, in una cornice che non è per forza una cornice descrittiva. In qualsiasi cornice sia, poi al binario 21 era scioccante, ma noi l'abbiamo fatto anche a teatro, e i ragazzi delle scuole, di tutte le scuole, che dicevano e pronunciavano quei racconti in un modo molto molto semplice, quello era un modo, secondo me, che poteva essere definito, perché era esattamente come pensando che attraverso quelle parole si sta rivivendo quello che è successo, che è esattamente quello che noi facciamo nel Seder. E allora, di tutti questi esempi, per esempio, quando Lele Luzzati, che fa tantissimi argomenti ebraici, ha fatto da noi non tanto le scene di uno spettacolo, vabbè, lui nell'incontro con Fersen è stato molto decisivo, ma ha fatto da noi dei cartoni, abbiamo messo del compensato, abbiamo preso dei fogli con la parola, con la scrittura ebraica, fotocopiati, lui li ha fatti mettere uno sull'altro e ha detto: guarda i disegni che si compongono nel vuoto delle lettere. Cioè le lettere facevano, le lettere nere, fanno tutta una serie di disegni. Ed era veramente, erano dei quadri pazzeschi, vabbè, poi c'erano anche delle,
delle fotocopie, di rotoli, insomma, c'erano anche degli oggetti, se vogliamo, ma molto sfumati. Bene, lì abbiamo fatto con dei banchi delle lezioni che aveva fatto il rabbinato di Roma. Ecco, lì, in certi momenti, nel massimo del silenzio, con tutti seduti ai banchi ad ascoltare una lezione fatta molto bene da questi rabbini molto capaci di parlare, con la scena di Lele, si può dire la scena, ma insomma incorniciati da questi compensati, si aveva la sensazione di rivivere uno di quei momenti e dunque, secondo me, quello era un modo corretto per dire che quello è teatro ebraico. E faccio un altro esempio, parlo di cose che conosco perché mi sembra che così la teoria la lasciamo alla bella storica, che bella e giovane poi, vabbè. Io ho fatto per esempio La leggenda del santo bevitore di Roth con Mazzarella, che non sapeva di che cosa stava parlando, ma era talmente bravo che passava tutto. Nel film che ha fatto, non mi ricordo chi, ma insomma sì, adesso lo vedo, un regista molto cattolico, Olmi, lui andava dalla Madonnina molto con i sensi di colpa ed era veramente Roth convertito. Io ho fatto Roth che mentre era al tavolo di una osteria a Parigi dove aveva perché lui alla fine si è ridotto malissimo, vedeva sempre le ruote di un treno perché lui aveva viaggiato ovunque, aveva attraversato l'Europa e Haim Bahariyer mi diede l'interpretazione che in verità nella chiave ebraica ogni volta che lui aveva i soldi e viveva era positivo e dunque veniva premiato perché quando li aveva spesi ne ritrovava degli altri, che è esattamente il contrario della lettura cattolica, cioè il piacere di godersi la vita, per cui quando arrivavano questi soldi non doveva sentirsi in colpa perché era andato a donne così. Beh, vi assicuro che io quando ho visto il film, che era proprio tratto dal racconto di Roth, sono rimasta sconvolta perché sembrava un altro racconto. E così posso dire un'altra esperienza su Kafka, perché io ho fatto il processo e mi sono accorta che il processo è una commedia. Perché se tu togli tutto il racconto narrativo e tieni i dialoghi, è uno spettacolo teatrale. E io quando l'ho messo in scena non ho fatto una riduzione, ho preso quello che ha scritto Kafka, che come tutti sanno ha scoperto, ha ritrovato le sue radici ebraiche quando ha incontrato gli attori che hanno fatto uno spettacolo. Allora, come ho messo in scena quel Kafka, credo, citando in qualche modo il teatro yiddish, citando non realismo, citando una forma di espressionismo, io credo che quello era proprio uno spettacolo che aveva in sé una necessità di alludere a qualcosa di grande, di non spiegare, di mettere in contatto lo spettatore con l'indicibile. Dico delle cose così un po' da tutte le parti perché penso che sia la premessa a un approfondimento poi specifico di ogni passaggio. E dunque, ecco, per esempio, io vorrei dedicare questa nostra conversazione a un attore di Peter Brook che si chiama Bruce Myers, che è morto di Covid quest'inverno, che ha fatto uno straordinario di book anche da noi. Lo recitava lui e siccome Die Buch è stata la grande edizione di Vakhtangov, è stata un'edizione di Fersen, è stata questa leggenda, ma perché era veramente per me un esempio di teatro ebraico quello che faceva lui? A parte che in due facevano tutto, dunque non c'era il problema dell'immedesimazione, di far credere che quella era la realtà. Ma lui poi metteva dei racconti, infilava in una libertà di comunicazione col pubblico, talmente tanti racconti, una delle straordinarie barzellette che lui raccontava lì è che raccontava che questo Yaakov, che era stato sempre un grande religioso, dopo tutta la vita che aveva lavorato, aveva messo via i soldi, finalmente va a Miami, si cambia, la conosci questa Maddalena, è bellissimo con un bastone con un bordo d'argento
sta attraversando dall'albergo per andare al mare e una macchina lo travolge. E lui, schiacciato, morto da su, dice: ma come, Dio, io sono Yaakov, non capisci, tutta la vita ti ho pregato. Sì, ma vestito così non ti ho riconosciuto. Questo è una delle storie più belle, l'ho fatta breve perché non ho il senso di quanto tempo sta passando e voglio riuscire a dire un po' di cose se possono servire. Allora, detto questo, tutto quello che ho detto, entrerò più nel dettaglio perché al di là delle rappresentazioni in ebraico, in italiano, in qualsiasi lingua la si voglia fare, si può continuare a prendere da tutte le cose specifiche che riconosci, si può dire che sarebbe una lezione per tutti. Ah, e poi un altro a cui vorrei dedicare un pensiero, perché di questo tema avevo parlato una volta con Philippe Daverio, e anche lui, Philippe, ci ha lasciato pochi giorni fa. E quello che Philippe chiamava la juiverie, cioè l'ebraicità. Ecco, qui io sto cercando di trovare la fonte, perché l'ebraicità aiuta ad arrivare alle fonti del teatro, cioè passando attraverso questo divieto della rappresentazione, divieto di mentire, si arriva al nocciolo, al bisogno di avere un valore non specifico di una comunità, ma assoluto per tutti. E secondo me, io con lui ne ho parlato e dico: secondo te, se io dico, non so in che occasione dovevo parlare, se io dico che tutto quello che la cultura ebraica ha dato in qualsiasi settore è come aiutarci non a raccontare l'ebraismo, a raccontare quello che volevi raccontare meglio. E lui mi ha detto: no, detto da te potrebbe non sembrare troppo esagerato, ma sono d'accordo. E lui, secondo me, ha dato un grande contributo a questa capacità universale della comunicazione ebraica. Per cui certe cose non si possono comunicare neanche agli ebrei, sono così complicate che non si comunicano. E nel momento in cui semplifichi, anche se tutti fossero solo ebrei, io sono stata molto semplice, sto semplificando ovviamente, e nel momento in cui semplifichi, che cos'è che rimane? Perché facciamo questa giornata europea? Penso perché la gente veda quanto, e come ho fatto io in teatro queste lezioni, prendendo quello che di ogni argomento ebraico serve comunque. Allora, siccome io sono, per chi non lo sapesse, una regista teatrale, oltre che dirige un teatro, a me interessa molto questo argomento, perché tutte le volte che c'è la volontà, il tentativo di far credere che invece no, non siamo su un palcoscenico, e far credere che no, non stiamo parlando con gli spettatori, e li vogliamo ingannare, li vogliamo illudere, li vogliamo trasportare nella nostra visione, facciamo qualche cosa che riduce, perché li trasportiamo emotivamente in una dimensione di cui non capiscono che cosa c'è sotto, cioè non è un tramite con l'invisibile, mettiamola così. Ecco, allora, il teatro ebraico, come lo intendo nella messa in scena, che può essere appunto il Qohelet, lo fai con un attore ebreo, una regista ebrea, io l'ho fatto, e la regista era ebrea, l'attore era ebreo perché Elia Shilton è ebreo, il testo è così, Ceronetti ha sposato una tedeschi, tutta la vita si è occupato di ebraismo, eppure lo spettacolo non era teatro ebraico, perché aveva un'enfasi che non aiutava a farti colpire dalle frasi del Qohelet. E dico, dunque, non è perché lo fai da ebreo. Il Qohelet vero forse lo faceva all'inizio Ceronetti con le sue marionette nel suo teatro dei sensibili. E cosa posso dire? Mi sembra che... quanto tempo è passato? Mi fate un segno, perché io non sento niente. Mi fate, mancano 5 minuti, ho finito. Ho già 20 minuti ho parlato. No. 10 minuti. Sì, hai parlato 20 minuti, sì. Cioè, ho ancora 5 minuti. 10. Ho ancora 10 minuti.
10, ho ancora 10, va bene. Allora, invece mi interessa, che perché ne parlerà Maddalena, dire quando si è fatto il primo teatro ebraico a Mosca, la Bima, quella che poi diventerà la Bima, e la passione di usare anche il teatro come diffusione della lingua sacra, no? Si è sentito il bisogno di farlo bene. Pensate che è nato col più grande regista, con Stanislavski, e non solo, Stanislavski ha poi dato il suo allievo più bravo, che era Vakhtangov. Allora, ancora una volta, la forma diventa contenuto. Se tu fai una cosa fatta molto bene vuol dire può essere col cuore, può essere che un attore, a parte che un attore che non si sente, puoi fare le cose più giuste del mondo, già, no. Però il bisogno di raggiungere la qualità, anche questo è fondamentale, perché noi non possiamo permetterci, dopo che, appunto, anzi che peccato che non vi sento, perché il divieto di rappresentazione ci fonda, di figurare, ma anche era vietato andare a teatro, no? Cioè in questa, al Talmud c'è una frase in cui dice non frequenterai, credo, teatri e circhi. Però, dico una cosa sacrilega, quando uno decide che un pezzo di muro è il muro del pianto e la gente si mette di schiena, gli uomini, mettono dei bigliettini dentro, cos'è che stanno facendo? Stanno facendo una rappresentazione dove il simbolico diventa la verità, dove quel pezzo di muro, che è quello vero, ma che evoca che si è dentro una sinagoga. Allora, non riesco a capire come oggi dicono i rabbini. Cosa dicono i rabbini? Per esempio, i rabbini dicono si può andare a teatro adesso, o quando si fa teatro noi, certo, non bisogna farlo il venerdì sera. Io, pensate che ogni tanto ci sono, quando abbiamo fatto il primo Festival di Cultura Ebraica, lo schema era riposo lunedì, no? Per dire, ecco, ma queste cose qui. Però in che cosa ancora adesso non si va a teatro? Faccio una domanda, poi risponderà qualcuno. Secondo, la qualità nel nostro caso è fondamentale se vogliamo dire che la juiverie, che Daverio ci ha tante volte citato, la juiverie è anche fare le cose che vanno al di là della comunicazione in una comunità. Ecco, attraverso la grande qualità, attraverso l'assoluto, si raggiunge uno degli obiettivi che noi abbiamo, che è quello che, oltre di riconoscerci, no, di darci forza, abbiamo l'ambizione di dire che i valori che abbiamo sono per tutti. Allora il teatro ebraico sia del buon teatro, che parla delle radici, che parla dell'uomo, che non ha importanza se parla di un personaggio ebreo o no, ma del valore dell'uomo, del rapporto tra l'uomo e l'assoluto e tra il rapporto dall'uomo e il suo simile. Un finale così è sufficientemente retorico perché io vi dica che rabbia che non vi sento. Spero di essere riuscita a non essere troppo noiosa. Ecco. No, un grande sorriso a tutti. Mandatemi dei messaggini per dire se qualcuno avrà staccato lo Zoom o poi, e mi mandate la dichiarazione della nostra storica. Spero di non aver detto un po' di stupidaggini, Maddalena. Va bene, grazie. Mi spiace che non riusciamo a fare un dibattito, a farle delle domande, perché io stessa avrei delle domande o delle richieste da fare. Ma comunque, dico a tutti che comunque potrete riascoltare nei prossimi giorni tutti gli interventi di questa e delle altre stanze virtuali, scaricandoli dal sito della comunità mosaico-cem.it oppure dalla pagina Facebook Giornata Europea della Cultura Ebraica Milano. Adesso è la volta di Maddalena Schiavo, dottore di ricerca in lingue e culture del Mediterraneo. Maddalena è assistente dell'Ufficio Culturale Israeliano in Italia e collabora con il Centro di Studi Ebraici dell'Università Gregoriana di Roma.
da più di 15 anni si occupa di teatro israeliano e ha vissuto per alcuni anni infatti a Tel Aviv. Collabora anche con la rassegna del Teatro Internazionale In Altre Parole, che si tiene a Roma 3, all'Università di Roma 3 a Roma. Ed è autrice del libro Il teatro ebraico, la realizzazione di un sogno. Il suo intervento è Il teatro ebraico nella storia. Grazie mille, grazie a Mara e grazie a tutti gli organizzatori di questa intensa giornata. Sono veramente molto contenta dell'invito che ho ricevuto e sarà un piacere per me condividere con voi questo percorso storico che faremo insieme appunto nel teatro ebraico. E volevo ringraziare, anche se non mi sente, André Ruth Chaman per il suo intervento molto intenso e ricco di spunti, devo dire che mi dà un'idea, ecco, di qual è la varietà, ecco, del mondo del teatro ebraico. Infatti anche, diciamo, la stessa definizione di teatro ebraico è un punto di studio da sempre da parte degli studiosi, almeno negli ultimi decenni, quando appunto dopo che si è formata una consolidata tradizione teatrale ebraica, soprattutto una tradizione ebraica nazionale, che è quella che si è formata poi in Israele, ci sono stati sempre più studi che hanno cercato poi di ripercorrere e ricostruire appunto lo sviluppo delle attività teatrali nell'ambito ebraico. Ma come vi dicevo, facciamo adesso un percorso storico insieme, quindi partendo proprio dall'inizio e da questo famoso divieto di cui parlava André Ruth Chaman durante il suo intervento. Infatti, soprattutto per tutta la... tutti i secoli fino al XIX secolo, diciamo così, la fine dell'Ottocento, non si può parlare di una vera e propria tradizione teatrale ebraica. Questo perché proprio mancava nella ricca vita culturale ebraica una vera tradizione teatrale, cioè non abbiamo, soprattutto per il periodo antico, dei documenti che ci attestano la presenza di attività teatrali nell'ambito ebraico. Ovviamente le ragioni di questa assenza dell'arte drammatica ebraica sono molteplici, possono essere ricondotte a fattori di tipo storico, politico, le circostanze appunto in cui gli ebrei hanno vissuto nel corso dei secoli, ma la principale spiegazione di questa assenza è sicuramente di carattere religioso. Perché nel periodo antico, essendo tutti gli spettacoli teatrali una forma di espressione tipica della cultura greca, durante questi spettacoli c'erano sempre dei riti, cioè gli spettacoli teatrali erano sempre associati a dei culti religiosi pagani, quindi la partecipazione degli ebrei a questo genere di spettacoli veniva vista come una forma di vera e propria idolatria. Ecco perché dall'inizio c'è questo divieto di frequentare gli spettacoli teatrali. Un divieto che trova fondamento nelle sacre scritture, sia infatti la Bibbia sia il Talmud hanno diversi riferimenti, troviamo dei passaggi in cui ovviamente si esorta gli ebrei ad evitare qualsiasi forma di idolatria, a partire nel libro dell'Esodo, capitolo 20, verso 4, troviamo ovviamente qui il divieto appunto di farsi degli idoli, e poi successivamente, per esempio, nel libro del Deuteronomio troviamo la citazione in cui è vietato che un uomo indossi le vesti di una donna e viceversa, quindi anche il travestirsi è un divieto vero e proprio. Ancora più esplicito è Talmud, infatti nel trattato Berakot si trova un passaggio che citava tra l'altro prima Ruth, André Ruth Chaman nel suo intervento, in cui si ringrazia il Signore che ha concesso agli ebrei di frequentare yeshivot e sinagoghe e non teatri e circhi. Quindi è proprio un riferimento esplicito al divieto di frequentare gli spettacoli teatrali. Quindi quello che vi dicevo prima, questi riferimenti, questi passaggi devono essere letti proprio tenendo presente questa associazione degli spettacoli teatrali con la cultura greca, pagana, e quindi come forma di idolatria. Questa quindi è la spiegazione principale che la maggior parte degli storici e degli studiosi riconoscono come principale appunto per l'assenza di una tradizione teatrale ebraica.
Cosa succede però poi con il passare dei secoli? Noi sappiamo per esempio che ai tempi di Erode anche c'erano in terra di Israele diversi teatri, no? Di cui troviamo testimonianza ancora oggi, come quelli di Cesarea, Betsheana, Gerusalemme. E sappiamo che anche qui gli ebrei, appunto agli ebrei era vietato frequentare questi posti e alcuni storici hanno proprio, come dire, cercato di ricostruire attraverso questi divieti proprio, come dire, una certa come dire, presenza di ebrei che comunque frequentavano questi posti, altrimenti non si spiegherebbe perché più volte i saggi hanno dovuto riprendere questo argomento e scrivere su di questo e, come dire, cercare di lanciare un monito contro appunto la frequentazione di, dei teatri. E poi alcuni si cita, per esempio, in alcuni studi proprio sul teatro, un'opera che è stata composta da un ebreo ellenizzato nel secondo secolo, parliamo di un ebreo di nome Ezechiele, che aveva vissuto probabilmente ad Alessandria d'Egitto, vi dicevo appunto del secondo secolo, e compose un'opera in greco chiamata Esodo, in cui ha cercato di utilizzare il materiale biblico, quindi raccontando le vicende di Mosè, ma come dire, dandone una versione che rispecchiava i canoni della tragedia classica greca. E questo, diciamo, un primo esempio molto importante di unione, no? Della, come dire, della cultura ebraica con la cultura ellenistica. Ma parliamo di un caso particolare di un ebreo come dire, ellenizzato, e sicuramente un caso isolato, cioè non vi sono poi esempi di altri autori che hanno ripreso quest'opera o che comunque abbiano in qualche modo continuato o sviluppato una certa tradizione. Quindi così per la cultura ellenistica e poi successivamente per la cultura romana, sempre i saggi, i grandi saggi dell'ebraismo hanno evitato, insomma hanno sempre cercato di incoraggiare, ecco, tutti gli ebrei a stare lontano da qualsiasi, non solo dal teatro, ma da qualsiasi forma, diciamo, artistica della cultura greco-romana. Nonostante questo appunto divieto e nonostante quello che vi ho raccontato finora, appunto, di questa assenza di una tradizione drammatica, sappiamo che all'interno, diciamo, della storia vi sono alcuni esempi, non solo adesso del secondo secolo, ma andiamo più in là, di autori ebrei che, pur essendo, come dire, ebrei rispettosi della propria come dire, tradizione, religiosità, si sono cimentati nella stesura di opere teatrali. Questo è avvenuto per lo più sotto l'influsso, diciamo, di particolari condizioni storico-culturali. Vedremo adesso insieme quali sono i luoghi e i personaggi che sono appunto protagonisti di questi esempi. Intanto bisogna dire che all'interno, diciamo, dell'ebraismo c'è un solo momento, diciamo, una sola occasione in cui agli ebrei effettivamente è concesso travestirsi e, come dire, in qualche modo inscenare, no? Mettere come dire, in scena un fatto storico, quindi riprodurre un fatto storico, è la celebrazione della festività di Purim. Infatti, proprio durante diciamo, le celebrazioni di questa festa, ci sono stati degli esempi che risalgono più o meno al periodo del Rinascimento, in cui prima a Venezia, in Italia e poi anche nel sud della Francia c'è attestazione di un vero e proprio genere di rappresentazione teatrale che nasce all'interno delle comunità e che viene chiamato Purim Spiel. Ora, io adesso per continuare questa mia rappresentazione questa mia lezione di oggi cercherò di aiutarmi, diciamo così, con delle immagini, così per voi sarà anche più facile seguire tutti i nomi che vi dirò. Quindi inizio una piccola presentazione, vediamo se riesco subito da qui. Penso che mi devono, non so, autorizzare per fare share screen, non so. Vediamo un attimo, che non riesco adesso, sì, forse sì. Ok, si vede? Sì. Ok.
Allora, vi dicevo, quindi il primo, diciamo, esempio che può essere considerato tale di messa in scena, di rappresentazione nell'ambito ebraico è questo genere di Purim Spiel che si diffonde a partire dal XVI secolo. Ecco, vediamo qui alcune immagini di riproduzione di questo Purim Spiel, un genere che esiste fin oggi e che ha continuato poi soprattutto nell'ambito della tradizione Yiddish, ed è appunto un genere di teatro popolare, se vogliamo chiamare folk theater, in lingua Yiddish, che, come vi dicevo, risale all'inizio. Si trovano, diciamo, alcuni esempi in Italia, quindi probabilmente anche sotto il flusso dei festeggiamenti del Carnevale, e anche nel sud della Francia, e poi si è diffuso tra le varie comunità, soprattutto comunità diciamo, di ebrei ashkenaziti. Quindi soprattutto a partire dai secoli successivi, XVII-XVIII secolo. Questo per quanto riguarda proprio quello che è considerato appunto la messa in scena. Invece adesso passiamo a un altro caso che è considerato il vero primo esempio di teatro ebraico in assoluto, ed è il caso di Yehuda Sommo. Yehuda Sommo è stata un'eminente figura del Rinascimento italiano, quindi ci muoviamo sempre nello stesso periodo più o meno dell'inizio del Purim Spiel, e sempre in Italia, in questo caso nella città di Mantova. Yehuda Sommo, anche conosciuto come Leone dei Sommi Portaleone, nacque nel 1527 a Mantova e divenne un personaggio molto, molto famoso anche a livello internazionale. Egli veniva da una famiglia di aristocratici, quindi aveva ricevuto una tipica educazione rinascimentale, e allo stesso tempo ricevette un'educazione ebraica dal rabbino provenzale, che era uno dei personaggi di rilievo della comunità ebraica di Mantova. Lui aveva, diciamo, insomma, aveva questo grande talento di scrittore, e all'inizio lavorava come assistente, e anche per il suo rabbino copiò il libro della purezza di Ibn Ezra, ma era interessato ad una carriera personale di scrittore e di artista. Così cominciò a comporre anche in lingua italiana e divenne conosciuto tra gli aristocratici della città, tanto che i duchi di Mantova, i Gonzaga, lo chiamarono per il loro teatro di corte. Quindi fu incaricato di scrivere delle opere teatrali e anche di curarne la rappresentazione. Yehuda Sommo si fece conoscere quindi nella corte di Gonzaga per il suo grande talento, e fu l'unico caso di ebreo assunto nella cosiddetta Accademia degli Invachiti, vediamo qui, che fu fondata proprio da Cesare Gonzaga nel 1562, un'accademia che era dedicata principalmente ai componimenti di opere musicali, ma anche alla messa in scena di opere teatrali, dove Sommo ebbe il ruolo di scrittore. E soprattutto, diciamo, dopo l'ingresso in questa accademia cominciò ad avere, diciamo, un successo dopo l'altro. In particolare, dopo la pubblicazione di questo scritto che vedete qui, Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche, divenne famoso come esperto di arte scenica. Pensate che questo è uno dei primi testi composti proprio su questo argomento, quindi divenne famoso a livello internazionale. La risoluzione non è ottima, ma spero che possiate qui vedere. Vedete qui Leone dei Sommi, che è il suo nome. E diciamo, in questo scritto, veramente questo è un aspetto molto curioso, molto importante, Sommo afferma che in realtà ancora prima dei greci sono stati proprio gli ebrei a iniziare il genere teatrale. Questo perché, secondo Sommo, e anche alcuni studiosi sono d'accordo su questo aspetto, la Bibbia in sé offre già degli esempi di veri e propri drammi. In particolare Sommo cita il libro di Giobbe come esempio della prima tragedia. Quindi lui appunto sostiene questa sua teoria, e ancora più importante per la storia del teatro ebraico, Yehuda Sommo sarà diciamo, considerato il primo autore di teatro ebraico, perché, come vedete qui, abbiamo un piccolo frammento, lui compose un'opera in ebraico, un'opera teatrale, chiamata Zahut Benihuta de Kiddushin,
una eloquente farsa di matrimonio, è tradotta così in italiano, ma anche la corrispondente in inglese. È un'opera che fu ritrovata soltanto nel 1930, quindi pensate, fino al 1930 non avevamo conoscenza di quest'opera. L'opera fu ritrovata da Yefim Shirman, che è stato uno dei grandi studiosi del teatro ebraico, soprattutto della parte più, come dire, più antica, e che ha ritrovato, diciamo, soltanto, come dicevo, alcuni frammenti di questo scritto, di una vera e propria commedia, che, come dire, per la prima volta mostra un uso della lingua ebraica come lingua teatrale, quindi questo è veramente il primo caso in assoluto. Come vi dicevo, Sommo si occupava, non era solo scrittore e autore, ma era anche, si occupava della messa in scena teatrale, e lui proprio organizzò, si dice che proprio su commissione di Gonzaga, in occasione della festività di Purim, vi fu la rappresentazione di quest'opera. Un aspetto anche molto importante che testimonia, come dire, la partecipazione degli ebrei a teatro è che, secondo alcuni documenti risalenti all'epoca del Rinascimento, proprio a Mantova, quindi nel periodo in cui Yehuda Sommo lavorava a corte, il teatro era composto di attori sia cristiani che ebrei, senza che questi attori ebrei avessero, come dire, subissero nessun tipo di discriminazione, anzi si dice che godessero di alcuni privilegi, come ad esempio quello di astenersi dal recitare di Shabbat e durante le festività. Quindi questo è veramente un esempio molto importante di come gli ebrei partecipassero al teatro. Quindi sia la presenza come attori sia la presenza di Sommo, che di fatto era un drammaturgo e anche, se possiamo dire, un esperto di arte scenica che si occupava della rappresentazione teatrale. Yehuda Sommo infatti viene ricordato nella storia del teatro ebraico proprio come fondatore, diciamo così, di questa tradizione, anche se, come vedremo, ci vorrà ancora molto tempo affinché si instauri un vero e proprio sviluppo del teatro ebraico. E ricordiamo che Yehuda Sommo era anche un personaggio, vi dicevo, noto a livello internazionale per il suo talento, ma anche molto attivo per la comunità ebraica locale di Mantova. Infatti sappiamo a Mantova che all'epoca a Mantova c'erano dei personaggi molto importanti, quindi oltre al rabbino provenzale che ho già citato, anche Azaria De Rossi. Si racconta appunto che Yehuda Sommo, sfruttando anche i favori di cui godeva a corte, aiutò Azaria De Rossi nella pubblicazione del suo famoso libro Meor Einaim, quindi ha dato Sommo un contributo molto importante, ecco, alla comunità, oltre ad averci lasciato appunto questo patrimonio, come dire, anche di culturale, insomma letterario, sia in italiano che in ebraico. Purtroppo la maggior parte delle opere di Sommo erano conservate nella Biblioteca Nazionale di Torino, che fu incendiata nel 1904, quindi quello che ci è pervenuto sono solo dei piccoli frammenti e un'opera chiamata Le Tre Sorelle, che invece ci è pervenuta per intero. E guardiamo qui che c'è stata appunto una rappresentazione proprio al Teatro Piccolo di Milano, vedete qui che risale al 92, quindi che fu chiamata appunto la Commedia degli Ebrei alla Corte di Gonzaga, riprendendo quanto Sommo scriveva nella suo, diciamo, saggio sull'arte scenica, ma anche riprendendo quello che lui aveva inserito all'interno della sua opera teatrale. Questa eloquente farsa di matrimonio, come vi dicevo, rappresenta veramente il primo esempio in cui un autore ebreo, in maniera, diciamo, in modo molto professionale, riesce ad unire quelle che erano le sue competenze e conoscenze dell'arte drammatica con un materiale, come dire, ebraico, perché quest'opera riprende una Agadà del Midrash Tanhuma sul matrimonio e sul tradimento. Quindi è un'opera che lo stesso Sommo definì un'opera di alto contenuto morale, ecco, questo anche riprendendo quello che diceva prima André Rothschild, su quanto è importante trasmettere il messaggio, quindi il contenuto morale e filosofico dell'opera teatrale, non solo un teatro di intrattenimento.
Ecco, e soprattutto ricordiamo il valore di quest'opera dal punto di vista della lingua ebraica, perché mostra veramente la possibilità, il potenziale dell'ebraico, della lingua ebraica come lingua di rappresentazioni teatrali, quindi come lingua di dialoghi. E immaginate all'epoca, quando insomma la maggior parte dell'uso dell'ebraico era comunque un uso, come dire, liturgico, legato alla preghiera, allo studio della Torah, quanto fosse importante proprio dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo, dell'evoluzione della lingua ebraica nei secoli. Dopo il racconto appunto di Yehuda Sommo, adesso passiamo, ci ritroviamo sempre in ambiente italiano, e non è un caso proprio che in Italia, come dire, l'ebraismo italiano abbia contribuito così tanto, come in generale, alla cultura ebraica, ma in particolare nel teatro. Facciamo qui un salto di qualche secolo, quindi diciamo che, come vi dicevo, dalla maggior parte degli studiosi viene riconosciuto quindi Yehuda Sommo come il padre del teatro ebraico, anche se rimane comunque un esempio isolato. Anche dopo Yehuda Sommo non abbiamo altri esempi, almeno come dire, nel periodo appena successivo, di teatro ebraico, almeno che non ci sono pervenuti. Poi non sappiamo se effettivamente ci fossero stati altri autori che si sono cimentati in questo genere. Invece, passando quindi qui nel XVIII secolo, quindi siamo in questo caso, di nuovo, dicevo, in Italia, a Padova, in questo caso troviamo questo personaggio grandissimo dell'ebraismo italiano, Moshe Chaim Luzzatto, che fu autore di alcuni testi teatrali. Ricordiamo che prima di Moshe Chaim Luzzatto, un altro cabalista, Moshe Zacuto, che anche lui nativo, insomma, aveva vissuto per una parte della sua vita a Mantova, si era cimentato in un'opera, uno scritto teatrale, anche questo di, come dire, di contenuto morale, un testo soprattutto che non è stato scritto per la rappresentazione, ma che è rimasta una, diciamo così, soltanto un'opera letteraria, che aveva composto un'opera chiamata Yesod Olam, cioè la fondazione del mondo. E anche questa, diciamo, prima del ritrovamento dell'opera di Sommo, fu considerata per un periodo il primo esempio di opera teatrale ebraica. Invece, tornando a Moshe Chaim Luzzatto, vi dicevo, Moshe Chaim Luzzatto è noto come quindi un grande autore, grande cabalista, un autore che però fin da giovanissimo aveva dimostrato, al di là del suo talento e dei suoi studi, diciamo, religiosi e di cabala, aveva dimostrato una grande predilezione per la letteratura, e non aveva ancora 20 anni quando compose questo Maaseh Shimshon, che vedete qui, una storia di Sansone. Cioè lui riprese una parte della storia, appunto, della vita di Sansone, riscrivendola in versione teatrale. Esempio molto interessante, che vi dicevo, lui compose veramente in età giovanissima, prima poi di passare alle sue due grandi opere teatrali. Abbiamo qui, sono due secolo. Allora, vediamo qui prima, qui alla mia sinistra, Migdal Oz, che è La Torre Possente, un'opera che Luzzatto ha scritto nel 1737, ma fu pubblicata soltanto un secolo dopo. Questo per le tante difficoltà che dovette affrontare Luzzatto durante la sua vita. Quindi diciamo che è un'opera fondamentalmente che parla di un amore spirituale. Si dice, alcuni studiosi, che fosse stato influenzato dalla commedia pastorale italiana, anche se lui ovviamente esplicitamente non ce ne dà testimonianza, anche alcuni sostengono che in realtà non sia vero, ma è probabile che abbia avuto queste influenze, e soprattutto per la stesura di quest'opera. Migdal Oz quindi rappresenta anche un esempio, come dire, molto importante per la composizione di opere teatrali in ebraico, e la successiva vediamo qui le Yesharim Tehillah, Ai giusti la lode,
che fu composta qualche anno dopo da Moshe Chaim Luzzatto, durante il periodo in cui l'autore visse ad Amsterdam. Lui a un certo punto della sua vita lasciò l'Italia per trasferirsi ad Amsterdam per, come dire, sperando di trovare un ambiente anche più favorevole per lui. Compose quest'opera in cui proprio racconta della sua esperienza personale di autore e di pensatore che ha dovuto, come dire, lottare per l'affermazione delle sue idee. Entrambi questi due scritti sono considerati dei veri e propri capolavori anche dal punto di vista linguistico, e ci sono degli autori, soprattutto dell'illuminismo ebraico e successivamente, che si rifanno proprio a Moshe Chaim Luzzatto, e alcuni lo considerano il padre della letteratura ebraica moderna. Quindi questo è senz'altro un grande merito che ha avuto l'autore, al di là della sua fama, ecco, di cabalista. Passiamo adesso, successivamente, facciamo, come dire, una breve carrellata, e soprattutto vi racconto come il teatro ebraico a un certo punto, soprattutto a partire dalla fine dell'Ottocento, si sviluppa e si dirama, diciamo così, in due correnti diverse. Secondo me sono più di due correnti, perché da un lato abbiamo la tradizione, diciamo, della cultura Yiddish, che sviluppa al suo interno un vero e proprio teatro, anzi tanti teatri che si diffonderanno nelle varie comunità ebraiche in Europa e poi anche negli Stati Uniti. E dall'altra parte invece troviamo, proprio seguendo il percorso della nascita e dello sviluppo della letteratura ebraica moderna, troviamo invece quegli autori che hanno provato a creare, a fondare una drammaturgia, prima e anche poi, come vedremo, una vera e propria tradizione teatrale in lingua ebraica. Quindi mi soffermerò adesso brevemente su quello che è il teatro Yiddish, poi prenderò invece l'altra direzione del teatro in lingua ebraica. È vero che in inglese è più facile fare la distinzione, perché possiamo parlare di Jewish Theater, che comprende al suo interno il teatro ebraico in lingua ebraica, in lingua Yiddish e nelle altre lingue che appartenevano agli ebrei nei vari luoghi del mondo, e Hebrew Theater, che è il teatro ebraico in senso linguistico. Quindi faremo anche, ogni tanto puntualizzerò su questa distinzione. Allora, qui vi ho portato come esempio un'operetta scritta da Avraham Goldfaden, quindi facciamo qui un salto di qualche anno, siamo più o meno nel 1840. Avraham Goldfaden era un ebreo russo di origine russa che si autoproclamò il padre del teatro ebraico. Questo perché lui fece tantissimi sforzi per fondare una compagnia, un teatro ebraico professionale, e ci riuscì nella città di Iasi, in Romania. Ci fu attivo lì un teatro per un periodo di tempo, e un teatro in lingua Yiddish che, come vi dicevo, aveva raggiunto comunque dei livelli professionali molto alti. Parliamo quindi di giovani attori che avevano appunto seguito Goldfaden, che però a un certo punto, soprattutto sul finire del secolo, a partire dal 1882, molti di loro lasciarono l'Europa a seguito dei vari pogrom che si diffondevano come sapete, nell'impero zarista, ma anche in altre diverse zone dell'Europa, e lasciarono l'Europa per gli Stati Uniti. Sappiamo che da questa tradizione di teatro in lingua Yiddish nacque poi il vero teatro Yiddish degli Stati Uniti, nella città di New York, proprio nel 1882, e lì ebbe un grande successo che lo ha reso noto, come dire, famoso nel mondo. Ma ovviamente ci sono poi state tante altre piccole compagnie che si sono formate sia sul finire dell'Ottocento e soprattutto dopo il 1905 in Europa, a partire dalla Russia e poi sicuramente in altri paesi dell'est europeo, che hanno continuato questa tradizione del teatro Yiddish. Sono delle compagnie che hanno portato in scena principalmente i grandi capolavori della letteratura Yiddish. Sappiamo che la letteratura Yiddish dell'Ottocento ci ha regalato delle opere grandissime, e queste opere, molte volte appunto anche dei romanzi, sono state adattate per il teatro e talvolta sono diventati dei grandi successi, sia del teatro in lingua Yiddish, ma anche, come vedremo, del teatro in lingua ebraica.
Allora, tra le compagnie, diciamo, più importanti e che si sono formate in Europa, ce ne sono state diverse, sia nella città di Varsavia, di Bialystok e anche a Vilna, come vediamo qui, soprattutto all'indomani della rivoluzione russa, quando ovviamente anche tutte le restrizioni che c'erano contro gli ebrei e contro, come dire, la possibilità di portare in scena delle opere e recitare in altre lingue, diciamo che dopo il 17 fu sicuramente più semplice per queste compagnie teatrali poter rappresentare e esprimersi nella loro lingua di minoranza, no? E, tra queste abbiamo la Wiener Truppe, che fu fondata nel 1919, una compagnia che nacque da giovani idealisti che vivevano nella città di Vilna, che poi si spostarono a Varsavia, e questa compagnia divenne famosa soprattutto dopo la rappresentazione del Die Burg, ecco, di cui vi ha anche accennato prima Sciamma durante il suo intervento. Vediamo qui a destra abbiamo questa foto che riprende la rappresentazione, vedete, del Die Burg del 1920, e il Die Burg fu, come dire, l'opera che consacrò veramente il teatro ebraico sia in lingua yiddish, ma anche, vedremo dopo, anche con la rappresentazione della Bima in ebraico, divenne una pietra miliare del teatro ebraico che lo ha reso appunto famoso nel mondo. Sappiamo che insomma ancora oggi Die Burg viene rappresentato e portato in scena in tantissimi posti del mondo. Il Die Burg nasce da questa quest'opera letteraria di Scholle Mansch, che aveva scritto diciamo questo testo dopo aver fatto un viaggio, come dire, antropologico tra le comunità dell'est europeo, raccogliendo quanto più possibile materiali sulla, come dire, sulla spiritualità ebraica, ma anche sulle tante leggende popolari, sul mondo del hasidismo soprattutto, e cercò di metterli insieme in questa storia d'amore di due giovani che viene, come dire, contrastata dalla volontà del padre della sposa per ragioni quasi, come dire, economiche e sociali, ecco. E in questa pièce così famosa sotto la direzione di David Herman, così, come dire, per la prima volta, ecco, vengono, come dire, portati in scena anche, come dire, visibili al grande pubblico quelli che sono gli elementi anche della vita religiosa ebraica, quindi le scene del cheder, piuttosto che appunto la scena del matrimonio ebraico, quindi veramente diventa molto importante dal punto di vista proprio della visibilità del teatro ebraico. Poi abbiamo successivamente... Qui facciamo un altro esempio di grande teatro ebraico in Europa, ed è stato il teatro Kozet, che è il teatro ebraico ufficiale statale della città di Mosca, sempre all'indomani della rivoluzione del 17. Ci fu la possibilità per questo gruppo di ebrei di fondare un teatro professionale nella città di Mosca, che come sapete all'epoca era la culla mondiale del teatro, ho riportato questa foto che secondo me è veramente molto rappresentativa, con qui vedete Marc Chagall, che ha curato la scenografia della prima rappresentazione di questa compagnia a Mosca, di una serata dedicata a Scholem Aleichem, quindi la grande tradizione yiddish portata in questo teatro con un grande esponente della cultura dell'arte ebraica europea, che è appunto Marc Chagall. La collaborazione di Chagall con il teatro ebraico di Mosca, e anche c'erano circa 20 compagnie che erano affiliate a questo teatro in varie città, da Minsk, varie città di Riga e altre città diciamo dell'Europa orientale, quindi fu veramente questo un esempio molto importante, un teatro che fu diretto da Alexander Granovsky, che fu tra i fondatori, e divenne tra l'altro uno dei teatri più importanti dell'Unione Sovietica, quindi questa grande professionalità, ecco, che si vede proprio all'interno di questi esempi di teatro ebraico. Quindi potete vedere come almeno all'interno della cultura yiddish, proprio tra l'Ottocento e il Novecento, si è consolidata con una tradizione teatrale ebraica, anche se ovviamente parliamo di compagnie formate in diversi luoghi, come erano appunto i vari centri di cultura ebraica in Europa.
Contemporaneamente a queste attività si svolgevano le, come dire, si diffusero, ecco, le attività invece, sia dal punto di vista teatrale, sia in generale della cultura e della letteratura ebraica, dei cosiddetti giovani sionisti, cioè i giovani che avevano aderito al movimento di rinascita nazionale ebraica, che dalla fine dell'Ottocento iniziarono a proporre, diciamo, sia una vasta opera di, come dire, di cultura ebraica, nel senso che fondarono delle riviste, dei giornali in lingua ebraica con il preciso intento di riportare, ecco, la nazione ebraica, quindi fondare ancora prima di uno stato vero e proprio, di uno stato politico, fondare una un'unica identità ebraica che si esprimesse nella lingua dei padri. Quindi, come dire, quello che è proprio il concetto di sionismo, no? Ancora prima di sionismo politico, e sionismo che nacque e si sviluppò in Europa, già si può dire dalla metà dell'Ottocento. Alcuni di questi giovani che avevano aderito ai vari circoli sionisti disseminati in Europa decisero a un certo punto di formare delle compagnie teatrali in lingua ebraica e soprattutto, diciamo, da questo momento, quindi parliamo sempre da più o meno da 1880, lo sviluppo del teatro in lingua ebraica avviene contemporaneamente in Europa e anche in terra di Israele, in particolare nello Yishuv, quindi nell'insediamento ebraico in Palestina. In questo caso parliamo quindi diciamo di un'unica traduzione, ma che si sviluppa parallelamente in due posti diversi. Partendo dallo Yishuv, quindi vi dicevo, già dalla fine verso il 1882, a seguito delle prime ondate migratorie che portarono diversi ebrei dall'est europeo in terra di Israele, cominciarono a nascere delle compagnie amatoriali che mettevano in scena delle opere in lingua ebraica essenzialmente per una funzione ideologica, sia per diffondere gli ideali di rinascita nazionale, quindi gli ideali sionisti, ma anche e soprattutto, devo dire, per diffondere l'utilizzo della lingua ebraica. Perché la lingua ebraica ovviamente non era la madrelingua dei giovani, la maggior parte dei giovani che erano arrivati nello Yishuv, nell'insediamento ebraico, e soprattutto, come dire, fu veramente come vedremo poi, un grande sforzo quello di riportare la lingua ebraica ad essere una lingua parlata. Ecco, quindi il teatro aiutò, fu proprio un veicolo per aiutare gli ebrei ad acquisire questa conoscenza dell'ebraico. E le prime compagnie erano infatti quasi sempre formate dai giovani maestri che insegnavano nelle prime scuole dello Yishuv, nelle prime scuole ebraiche, quindi che come attività secondaria appunto si dedicavano al teatro. Ma contemporaneamente nacquero delle compagnie, se vogliamo dire, semiprofessionali, a partire da attori che si erano formati a livello professionale in Europa, nelle città di Mosca o di Berlino, e poi, una volta arrivati nello Yishuv, cercarono di fondare dei teatri che avessero anche, come dire, un certo livello professionale. Di questi, per esempio, ricordiamo il TAI, Teatro Eretz Israel, che cominciò la sua attività intorno ai primi del Novecento, diciamo, poi portando delle rappresentazioni teatrali prima a Berlino e poi in Eretz Israel, che furono considerate molto importanti proprio per lo sviluppo delle future attività teatrali. Invece torniamo appunto in Europa e parliamo, come vi dicevo, di giovani sionisti, che vediamo qui nella foto, adesso vi dirò chi sono questi personaggi che vedete. Torniamo nella città di Mosca e parliamo appunto di quello che citava anche prima André Ruth Chamat come primo teatro ebraico della storia. Infatti nel 1917, proprio nella città russa, fu fondata la Bima,
la prima compagnia di fatto nazionale ebraica, perché vedremo perché poi nazionale. La nascita di questa compagnia segna proprio l'inizio del teatro ebraico, quindi 1917 viene preso come data ufficiale della nascita di questo teatro, quindi parliamo di un teatro esclusivamente in lingua ebraica. Il fondatore, l'iniziatore di questa compagnia fu Nahum Zemach, un ebreo originario della Bielorussia, che a un certo punto della sua vita, lui aveva ricevuto, come tutti i giovani ebrei di quel periodo, una educazione tipicamente tradizionale, quindi aveva studiato nella yeshiva, quindi aveva continuato anche i suoi studi religiosi, fino a quando poi a un certo punto della sua vita, soprattutto a seguito di alcuni viaggi, decise di aderire alla corrente sionista e cominciò a frequentare appunto i circoli che aspiravano appunto che diventarono dei veri e propri centri culturali che aspiravano alla nascita di una nazione ebraica. Nahum Zemach cercò di mettere su una piccola compagnia teatrale, già prima del 1917, presentando la rappresentazione dell'ebreo errante in ebraico, quest'opera di Ossip Vivo, durante il congresso sionista di Vienna nel 1914, cercando proprio di trovare consensi tra gli sionisti e anche cercare dei finanziamenti per la sua compagnia. Purtroppo non ci riuscì, quindi diciamo che ovviamente non si scoraggiò, ma andò avanti nella sua idea, proprio preso da questo grande ideale di voler fondare un teatro ebraico nazionale, e si avvicinò a due giovani attori o aspiranti tali, quali furono, vediamo qui nella foto, Menachem Gnessin, che vedete qui, e Hanna Rovina, che diventò una delle grandi star del teatro ebraico. I tre fondarono di nuovo, quindi ripristinarono questa compagnia che era stata inizialmente fondata da Zemach, prima nella città di Varsavia, ma poi furono interrotti per ragioni del conflitto mondiale, e a un certo punto poi si ritrovarono nel 1917, all'indomani della rivoluzione d'ottobre, si ritrovarono i tre a Mosca, ecco perché poi la nascita ufficiale avviene proprio in questa città. Approfittando proprio della situazione più tollerante che adesso c'era da parte del governo provvisorio russo, i tre riuscirono ad avere l'autorizzazione del sindaco della città di Mosca di fondare una compagnia che chiamarono il Teatro Ebraico Abima, quindi come il nome con cui tutti lo conosciamo. E, dopo aver avuto questa autorizzazione, cominciarono a lavorare i tre per acquisire delle competenze professionali in materia di teatro, e avevano la fortuna di trovarsi a Mosca, che era appunto la sede del teatro d'arte, che era il grande del centro teatrale mondiale, e Zemach riuscì, proprio grazie alla sua tenacia, alla sua costanza, ad avere un appuntamento con Stanislavski. Si incontrarono nel giorno di Kippur, quindi anche questa data molto simbolica, e riuscirono Zemach e Stanislavski a trovare un accordo, e il maestro si offrì personalmente di dare lezioni agli attori della Bima. Inoltre affidò questo gruppo ad uno dei suoi pupilli, che era il regista armeno Vakhtangov. Così in poco tempo la Bima divenne un vero e proprio teatro professionale, e si trova ad essere uno degli studi affiliati del Teatro d'Arte di Mosca, insieme al gruppo armeno che era guidato dallo stesso Vakhtangov e dallo studio Chekhov, quindi divenne un vero e proprio teatro prestigioso. Con questa, attraverso queste lezioni che appunto ricevevano da Stanislavski sotto la regia di Vakhtangov, questa compagnia esordì con una serata chiamata nel 1918, chiamata Neshef Bereshit, sera dell'inizio. Una serata che il teatro dedicò a grandi autori della letteratura yiddish, questo perché
parliamo di una, come vi dicevo, in assenza di una vera tradizione drammaturgica ebraica, non vi erano delle opere, non c'era un repertorio in ebraico. Quindi gli attori della Bima all'inizio si trovarono a dover fronteggiare questa difficoltà e era più semplice per loro tradurre dalla lingua yiddish quelli che erano appunto i grandi capolavori della letteratura, oppure semplicemente utilizzare quelli che erano le opere teatrali già scritte per il teatro yiddish. Vi dicevo, questi attori portarono in scena, quindi nel 1918, questa rappresentazione dedicata a vari autori di lingua yiddish, e ancora l'anno successivo rappresentarono l'Ebreo Eterno, questa grande opera di David Pinsky, che era basata su una leggenda tratta dal Talmud, secondo il quale il Messia sarebbe nato durante la distruzione del Secondo Tempio. Il grande successo di questa compagnia, soprattutto a livello internazionale e mondiale, avvenne nel 1922, con la rappresentazione di nuovo del D-Book, che era stato, abbiamo detto, il grande successo di David Herman e della Wilner Truppe, che questa volta viene rappresentato in ebraico. Vedete qui una scena della rappresentazione, questa è la tipica immagine che gira del D-Book, in cui abbiamo Hannah Rovina, che avete visto nella foto precedente, che è la protagonista di questa pièce, vedete nei panni di Lea. Lea, insieme al giovane Hannan, sono i protagonisti di questa storia d'amore ostacolata dalle convenzioni sociali e bisogna dire, questo è un aspetto molto importante, che l'opera del D-Book, che nasce come un racconto della, come dire, del folklore ebraico dell'est europeo, sotto la direzione di Vakhtangov e con l'adattamento che la Bima ne ha fatto attraverso anche i consigli dello stesso Stanislavski, divenne in realtà un'opera che rappresentava proprio la ribellione dei giovani contro il sistema sociale, contro le convenzioni. Infatti c'è una scena che fu proprio aggiunta all'interno di questa rappresentazione, quella della ribellione dei mendicanti. Questi mendicanti che in cerchio ballano intorno alla sposa durante il momento in cui la sposa deve arrivare appunto al baldacchino nuziale, che diventa un vero e proprio atto di ribellione. Vakhtangov quindi riuscì anche nel suo intento di portare, come dire, un messaggio vero e proprio, un messaggio sociale all'interno di questa opera. Ecco perché quest'opera ebbe un grande successo anche tra i sionisti e coloro che come dire, in qualche modo cercarono di liberarsi del mondo tradizionale ebraico. Sapete che il movimento sionista è essenzialmente un movimento laico, soprattutto quando poi gli ebrei si sono trasferiti nell'insediamento ebraico in Palestina, hanno cercato di dar vita prima allo Yishuv e poi successivamente questa ricostruzione della nazione ebraica che ha portato poi alla nascita dello Stato. Tutti gli ebrei che appartenevano a questo movimento avevano cercato di rompere un po' le proprie radici europee, anche cercare di dimenticare il mondo della diaspora e invece, come dire, creare un nuovo mondo che era essenzialmente laico. Ecco perché lo stesso Tzemach all'inizio era molto scettico sul portare questa rappresentazione del D-Book nel teatro Abima. In realtà Tzemach cercava un repertorio di tipo storico biblico che si rifacesse all'antico passato di Israele, quando Israele era una nazione gloriosa. Ma come dire, vi dicevo, appunto per le difficoltà incontrate nel reperimento di un repertorio in ebraico, allora si scelse di adattare quest'opera, ma fu effettivamente una rappresentazione molto riuscita. Non so ancora quanto tempo ho, ancora 10 minuti o meno? 5? Non sento? 5, benissimo, 5, grazie. Va bene, allora cercherò di essere concisa in quest'ultima parte. Come vi dicevo, quindi il Teatro Abima dal 1917, l'anno ufficiale della fondazione, fino al 1931, operò nella città di Mosca e intraprese ben 2 tournée in tutta Europa, portando in scena, vi dicevo, capolavori della cultura yiddish o del teatro mondiale in traduzione ebraica.
La Bima fu accolta in qualsiasi città dell'Europa con un grandissimo entusiasmo. Pensate che a volte, soprattutto durante la seconda tournée, c'erano intere, come dire, folle di persone che accoglievano gli attori della Bima alla stazione quando scendevano dai treni. Quindi era veramente un grande entusiasmo. Si poteva percepire questo fervore, grande fervore, come dire, nazionalista da gli ebrei delle varie comunità europee. E anche arrivarono negli Stati Uniti avendo lì meno successo, proprio perché, come dire, il sionismo sappiamo che fu radicato e si diffuse principalmente in Europa. E poi fecero anche una piccola tournée nello Yishuv, dove si stabilirono definitivamente solo nel 1931. E anche lì la Bima cercò all'inizio sempre di portare in scena quello che era il meglio, ecco, della cultura ebraica europea, sia composta da autori di lingua yiddish o da autori di altre lingue europee, ma mano a mano poi si formò, come dire, anche una drammaturgia locale, soprattutto all'indomani della fondazione dello Stato di Israele. Quindi dagli anni 40-50 si fondò, come dire, una vera e propria drammaturgia in ebraico, espressione appunto della cultura israeliana. Nonostante poi, come dire, tutta la storia del teatro in lingua ebraica sia proseguita ormai in Israele, dove sono nate dopo la Bima anche tante altre compagnie professionali. Sapete, Israele oggi ha una vita teatrale molto molto, come dire, vivace e molto anche di un livello professionale molto alto. Nel corso degli anni, soprattutto negli anni 50-60, la Bima fu sicuramente il teatro che più di tutti gli altri ebbe un grande successo in Israele, e nel 58 ottenne lo status di teatro nazionale. Quindi questo grande sogno di Zemach di fondare un teatro per gli ebrei, un teatro che fosse di grande livello professionale, che fosse di contenuto ebraico, era, come dire, realizzato, e soprattutto un teatro che fosse nella terra di Israele. Ecco, questo era uno dei principi cardine della compagnia. Questo per chiudere, abbiamo qui alcuni esempi dei grandi successi di cui vi parlavo prima. Abbiamo qui l'Ebreo Eterno di Pinsky, che fu una delle prime rappresentazioni della Bima, qui sulla destra, e qui abbiamo Michal Bat Shaul, che vedete, questo invece è un'opera biblica, come anche questa che vedete in alto, che si chiama Achazar Mikol HaMelech di Simaloni, che fu uno dei più grandi drammaturghi israeliani. Per concludere, ecco qui una foto del Teatro Nazionale di Israele, che, come vi dicevo, è soltanto uno dei grandi teatri che ci sono oggi, e alla fine, ecco, ho pensato di proporvi questa foto che risale a una rappresentazione del 2016, di chiusura, come dire, di questa mia presentazione. È l'adattamento teatrale di un'opera di Shai Agnon, che è stato tra i più grandi autori di letteratura ebraica moderna, che si chiama Sipur Pashut, una storia comune. È un'opera, che un romanzo che Agnon ha composto riportando appunto quella che era l'ambiente tradizionale ebraico di suo di nascita, quindi dell'Europa dell'Est. Questo per, come dire, mostrarvi un piccolo esempio di come ancora oggi, in questi giorni, la grande cultura ebraica europea, la grande eredità che gli ebrei hanno portato in Europa, in Israele, è sempre presente in lingua ebraica. Quindi per me, come dire, mi sembrava un esempio carino da portare in questa giornata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie Maddalena. Bisognerebbe fare un secondo incontro focalizzato sullo sviluppo del teatro in Israele dagli anni 50 in poi. Credo che ci sarebbe moltissimo da raccontare. Assolutamente sì, sarebbe veramente molto interessante. Grazie ancora. Spazio. Grazie. Bene, allora adesso noi concludiamo con Cyril Aslanov, linguista e professore all'Università di Aix-en-Provence, è membro tutelare dell'Accademia della Lingua Ebraica a Gerusalemme e si è interessato molto alla dimensione delle giudeo-lingue o lingue giudaiche, quindi le lingue dialetti parlati dagli ebrei in Europa e in Asia, e che sono commistioni, fusioni di ebraico con le lingue parlate nei paesi in cui si vivevano, e interverrà su percorsi della scrittura diasporica, la nota ebraica nella letteratura europea del Novecento. Grazie. Buonasera, ma vedo che Maddalena non ha finito il suo... Cioè, rimangono ancora
9 minuti, forse deve usare per parlare con il pubblico, cioè il pubblico può forse mandare delle domande. Non voglio rubare le 9 minuti, 8 minuti adesso a Maddalena. È che non ci sono domande qua, perché non abbiamo il... Paola, è possibile aprire le domande? No, abbiamo acceso Q&A, vedi? Sì, infatti non ci sono... Ci sono un complimento che qualcuno ha scritto che gli piace. Sì, questo sì, qualcuno ha scritto grazie, è piaciuto molto. Vale, non vedo domande. Intimiditi, dai. Ok. Come preferite, se volete io posso continuare o come... Io voglio solo fare una piccola correzione. Sì. Fate un dibattito, fate un dialogo tra di voi. Sì, va bene. No, forse per distrazione, e capisco che lo Zoom è un mezzo molto impegnativo, che delle volte distrae l'attenzione, ma solo volevo rendere a Hans Kitscho, che appartiene a Hanski, il D-Book è ovviamente l'opera di Hanski, Shlomo Rapaport, detto Hanski, non Sholem Ash. Una piccola Ah sì, è stata una piccola un lapsus, perché è stato un vero lapsus. Shlomo è la stessa radice, poi Hanski Ash. Assomiglia. Sì, è stata una mia distrazione, anzi veramente imperdonabile, perché ho scritto su lui, quindi veramente. No, è ovvio che era una distrazione, e per dare, diciamo, una reazione positiva del collega, che sono io, dico anziché Ash. Ok, grazie mille per la correzione, veramente. Grazie per l'accettazione della correzione. No, assolutamente, anzi, veramente mi scuso, forse appunto nella fretta di cercare di dare un po' di spazio a tutti, insomma... Allora, c'è una domanda, è arrivata una domanda, posso farla? Il sì. Teatro medievale ha influenzato quello moderno? Allora, se parliamo nell'ambito ebraico, non possiamo dire che c'è questa influenza, appunto perché non abbiamo... diciamo, per tutto il periodo medievale non abbiamo nessuna attestazione di presenza proprio di attività teatrale, e quello che abbiamo visto con Yehuda Sommo, che può essere considerato appunto il primo esempio di teatro ebraico, parliamo di un periodo successivo, parliamo del Rinascimento, dove c'è una chiara influenza della commedia dell'arte italiana, questo senz'altro. Come abbiamo visto invece nel caso di Luzzatto, abbiamo lì invece un'influenza della commedia pastorale, quindi sicuramente non sono esempi che possono essere riconducibili al tipo di teatro medievale, perché proprio a livello storico in quel periodo non c'è attestazione di esempi del genere. Grazie per la domanda. Se non ci sono altre domande, allora passiamo al professor Aslano. Ok, allora faccio una screen share, perché ho un tipo di antologia di testi che forse non userò, perché il tempo è sempre limitato. Ma vorrei che ci sia, anche se non ne parlo. Guardiamo un po' dove questo... Ok. Come si fa? Sì. Ecco. Si vede qualcosa? Sì. Okay. Ingrandire un po'. La nota ebraica nella letteratura europea nel Novecento, e vorrei cominciare con una distinzione fondamentale. In Europa, l'Europa considerata in modo molto ampio, dall'Inghilterra alla Russia, includendo la Russia, di cui Maddalena ha parlato con ragione, molto, perché tutto sommato la maggior parte del popolo ebraico si trovava nell'impero russo. È normale che l'effervescenza culturale, anche nel teatro, anche nella letteratura
era più intensa in Russia. E a proposito di questa distinzione fra l'Europa orientale e l'Europa occidentale centrale, occidentale e centrale vanno insieme in questa distinzione, è molto importante dire che nell'Europa orientale ci sono due lingue nazionali per gli ebrei considerati come un popolo, perché in Europa orientale l'ebraicità è un fenomeno nazionale. Non importa quale sia il livello di osservanza religiosa, l'ebreo dell'est europeo è sempre considerato da ebreo anche quando non lo vuole. Invece in Occidente, nell'Europa occidentale, si adottò a partire dalla fine del Settecento e ancora di più nell'Ottocento un modello in cui l'ebreo può o non, se lo vuole, o può anche non considerarsi a se stesso come ebreo. È il modello individualista e confessionale che consiste a considerare gli ebrei come membri di una confessione religiosa. Vedete qui un contrasto fondamentale. All'est l'ebreo è parte di una nazione con due lingue nazionali, l'ebraico come lingua santa, sacra, ma anche di cultura a partire della Haskalah, l'illuminismo ebraico, e lo Yiddish, che all'inizio era solo un vernacolare, e poi è diventato una lingua letteraria. Dunque, da una parte un popolo che ha due lingue nazionali, come fu proclamato in modo ufficiale nella conferenza di Cernovizza nel 1908, quando lo Yiddish era considerata una lingua nazionale del popolo ebraico, la seconda essendo naturalmente l'ebraico. Invece in Occidente è impossibile adottare questo modello, perché l'ebreo individuo è fondamentalmente libero di far parte o di non far parte della comunità religiosa, non usa volentieri le lingue ebraiche, perché le lingue ebraiche in Occidente, sia in Francia, in Italia o in Germania, erano dei dialetti poco prestigiosi, e l'ideale degli ebrei dell'Europa occidentale e centrale era, al contrario, di acculturarsi e di assimilarsi alla cultura dominante, che sia francese in Francia, repubblicana o più o meno progressista, l'inglese in Inghilterra, il tedesco naturalmente in Germania e nell'impero austriaco. E qui c'è una frattura molto grande, perché a partire dal momento in cui l'ebreo occidentale o l'ebreo della Middle Europa sogna solo a una cosa, aspira a essere un francese di confessione israelitica, un inglese di confessione ebraica o un tedesco di confessione mosaica, come si diceva, l'ideale è di coltivare le lingue dello Stato-nazione a livello più neutro e più esento di ogni nota di particolarismo ebraico, il quale era considerato come poco corretto politicamente. Invece in Russia, nell'impero russo, e nelle margini orientali dell'impero austriaco, non c'era scelta. Un ebreo era un ebreo, e se voleva esprimersi in lingua letteraria, aveva alla sua disposizione due lingue nazionali. Per quanto riguarda l'espressione in lingua egemonica, russo nell'impero russo, tedesco nell'impero austriaco, era un percorso così difficile che comincia solo alla fine dell'Ottocento, quando certi ebrei, un'eccezione, una piccola percentuale, accedono nell'impero russo alla pratica viva della lingua russa. Questi privilegiati rappresentavano 5% delle forze, degli 5 milioni, 6 milioni di ebrei che vivevano nell'impero russo, forse di più.
E vorrei dunque cominciare questo percorso con un debito, visto che la maggior parte del popolo ebraico nel Novecento fa parte dell'Europa orientale, e visto che nell'Europa orientale il popolo ebraico, considerato come una nazione, una minoranza etnica, ha alla sua disposizione due lingue, è importante sottolineare l'estraordinaria creatività letteraria in queste due lingue, un po' rivale, ma più che tutto complementari. E faccio una breve presentazione di autori che non sono israeliani, sono europei, est europei, e che contribuirono a illustrare le due lingue nazionali del popolo ebraico nell'Europa orientale. Allora, come prima cosa, è interessante perché insisto sul fatto che non sono israeliane, perché per esempio un poeta come Haim Nachman Bialik, che è considerato oggigiorno come il poeta nazionale di Israele, mancò 14 anni prima della creazione dello Stato. E i 10 anni che lui passò a Tel Aviv sono anni in cui non ha scritto quasi nessuna poesia, dopo una carriera poetica molto abbondante. Perciò Bialik appartiene molto di più all'orizzonte est-europeo dell'ebraico, della Haskalah, che non esisteva ancora nel momento in cui lui mancò precisamente a Vienna. È stato ospitalizzato, ricoverato a Vienna, e a Vienna che è morto nel 1934. La figura simmetrica di Agnon, che distinguì nella poesia, è il prosatore Shmuel Yosef Agnon, la figura complementaria di Bialik il poeta e il prosatore Agnon, anche lui una figura molto diasporica, che conosceva l'ebraico anche nella sua Galizia natale e che naturalmente si trasferì in Israele, diventò prima abitante della Palestina mandatoria e poi diventò una figura letteraria israeliana, ma le sue radici, le sue fonti di influenza sono naturalmente europee. Per quanto riguarda lo Yiddish, l'altra lingua nazionale, forse lingua nazionale ancora di più di quanto l'ebraico, è importante sottolineare che la figura assiale di questa letteratura è Mendel Mocher Sporim, che cominciò come un maschil, come un ebreo influenzato dalle idee dell'illuminismo ebraico, ma che a un certo punto si tradusse se stesso allo Yiddish, dando l'inizio alla cristallizzazione dello Yiddish come un mezzo letterario moderno. Il suo esempio fu seguito da Shulam Aleichem, naturalmente. Interessante questa confusione tra Sholem e Shulem, e Shloime. Mendele Moicher Sforim si chiamava Sholem, come Sholem Ash, e il suo seguitore, Shulam Aleichem, si chiamava Shloime, come Shloime Anski, Shloime Rappaport Anski. Qui è facile confonderli. Poi c'è Yitzchok Leibush Peretz, Shulem Ash, il famoso Shulem Ash, ma Shulem Ash a un certo punto scappa dall'orizzonte europeo perché si sistema in America e dunque passa in un altro mondo, la prolungazione nordamericana del Yiddishland, del territorio culturale di lingua Yiddish in Europa orientale. La continuazione americana dello Yiddishland est europeo, e lo stesso naturalmente succede con i due fratelli Zinger, Yitzchok Bashevis Zinger e il suo fratello Israel Yehoshie, Israel Joshua Zinger. Ho finito con letteratura ebraica nelle due lingue nazionali e adesso entro nella parte più essenziale del mio contributo, che parla di una nota ebraica
in una letteratura scritta in una lingua che non è ebraica. Una letteratura scritta in una lingua di non ebrei. Una letteratura scritta in una lingua di non ebrei per un pubblico che è a maggioranza non ebraico e dove lo scrittore ebraico non cerca necessariamente o anche non cerca quasi mai a manifestare la propria identità, perché come prima cosa la sua identità è ridotta dalla pressione dell'assimilazione e della culturazione, come seconda cosa è difficile manifestare un'identità anche erosa, se uno non è convinto della necessità di farlo. Se un ebreo vuole scrivere in inglese, francese, in tedesco, italiano, forse vuole far dimenticare che è ebreo. E qui abbiamo una situazione che è tipica del Novecento, del fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, dove lo scrittore ebreo in Europa occidentale o centrale è piuttosto discreto sulla propria ebraicità. Delle volte la sua ebraicità è ridotta a poco. L'esempio più flagrante di questa nota discretissima di un'ebraicità evanescente è quella di Marcel Proust, di madre ebrea ultra-assimilata, convertita, sposata con un non ebreo, Monsieur Proust, ma che nella sua gigantesca opera Alla ricerca del tempo perduto, delle volte accenna al fatto che lui è parzialmente ebreo. Lo fa in un modo molto sottile, in una strategia che Derrida chiamò neomaranismo. Nell'ambito occidentale, l'ebreo assimilato, acculturato, che vuole essere consensuale e non scioccare il pubblico, usa la nota ebraica come un segnale che solo un ebreo può capire. Solo un ebreo o qualcuno che ha studiato molto molto Marcel Proust e che forse riconosce una nota discretissima di un'ebraicità fantasmatica o evanescente. Vi do un esempio. Da Proust è interessante il fatto che per fare sentire una discreta nota ebraica, Proust usa la tecnica della letteroglossia o della polifonia, del dialogismo polifonico. Usa un protagonista che è ebreo e gli fa dire una cosa che potrebbe dire un ebreo, specialmente quando l'ebreo è un ebreo assimilato e acculturato che vuole far dimenticare che è ebreo. Mettendo insceneggiando questa strategia dell'ebreo vergognoso di essere ebreo, che parla in un modo caricaturale con un certo odio di sé, ma dove si può riconoscere appunto la propria ebraicità nel fatto che lui prende le distanze con rispetto alla propria alle proprie radici, si può parlare del protagonista Bloch, che in francese si dice Bloch, che è un amico del narratore e che nella spiaggia di Balbec, che forse è Trouville in Normandia, dice: ma io trovo che ci sono troppi ebrei in questa spiaggia. La tipica manifestazione di un ebreo complessato che vuole accennare ai non ebrei che lui non è come quegli ebrei che sono così numerosi in questa spiaggia. E in questo gioco, dove l'ebreo dice delle cose poco simpatiche sui propri correligionari, c'è forse il modo di Proust di accennare al fatto che lui anche è un mezzo ebreo,
un po' complessato, ma che non vuole nascondere completamente la propria ebraicità, lasciando una traccia discreta attraverso il discorso di altrui. Bloch, che forse non è altrui, ma una proiezione di una parte di se stesso. Altro esempio di maranismo, piuttosto di neomaranismo, nell'ambito della Repubblica delle Lettere, come si dice in Francia, la République des Lettres, uno spazio virtuale dove lo scrittore scrive come parte integrale del Parnasso francese. Uno dei più grandi scrittori francesi del Novecento è un ebreo francese di origine polacca, Georges Perec, che in verità si chiamava Perec, non Perec ma Perec. Ma quando si scrive in polacco il suo nome Perec, si scrive P-E-R-E-C, nome che i francesi pronunciano Perec. Perec diventa Perec e c'è gente che non sa che Perec è ebreo. Un ebreo sa che Perec è ebreo perché un ebreo sa capire fra le righe, sa riconoscere le piccole allusioni alla propria ebraicità dell'autore. E nel suo libro immenso, forse il più conosciuto, La vita, istruzioni per illuso, un libro tentacolario dove si raccontano le faccende di tutti gli inquilini di un grande palazzo, arriva al capitolo 60 e parla di un certo Sinoc, che è un nome strano nell'orizzonte linguistico francese, e potete vedere già anche la traduzione in italiano qui. Tutti gli altri inquilini, anche la portinaia, non sanno bene come pronunciare questo nome. Il fatto stesso di dire di un cognome, ah, ma io non so bene come pronunciarlo, è già un'allusione al fatto di essere fuori del consensus francese, fuori della comunità nazionale francese. Mi è capitato una volta che sono andato in un cimitero dove c'era un cimitero ebraico, ma la segretaria del cimitero non era ebrea, e ho chiesto a vedere un tumulo del mio bisnonno, ho detto il nome e lei mi ha detto, lo racconto perché vi fa capire perché questo complesso sul divario fra l'ortografia e i modi di pronunciarla quando il nome non è francese. Lei ha detto, ma com'è possibile avere dei nomi così complicati? Dicendo questo del nome, del cognome del bisnonno, che nell'ambito ebraico è un cognome banalissimo, frequentissimo, Shapiro, scritto con l'ortografia tedesca S-C-H, rende le cose un po' complicate, e quella stupida francese dice, ma chi può avere dei nomi così barbari, praticamente, mi disse. È esattamente ciò che succede in questa descrizione del disagio che hanno gli inquilini quando vedono il nome Sinoc, C-I-N-O-C, che riescono a pronunciare in 20 modi. Vedete qui? Sinoc, 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 Sinoc. È esattamente ciò che è successo con il cognome di Perec, che lui in uno scritto autobiografico dice, ah, potrebbe suonare come Breton, ma non lo è, perché tutto sommato è Perec, e si segnala come non Breton dal fatto che non c'è la E, l'accento sulla prima E. Vedete qui un libro immenso, di 690 pagine, dove c'è questa pagina. Un lettore non molto attento non fa molto caso
su questo. Un lettore molto attento capisce che qui forse c'è il nodo che spiega la concezione di tutto il romanzo e di tutta l'opera letteraria di Perec, un figlio di profughi ebrei polacchi che ha trovato nella letteratura il modo di integrarsi alla madrastra Francia, ma lasciando tra le righe manifestare il suo, la sua delusione sul fatto che ufficialmente la Francia riconosce il diritto di ogni cittadino di essere parte della comunità nazionale, ma nella custode della portinaia o all'entrata di un cimitero uno può ricevere queste reazioni, ma il tuo nome non è proprio francese. E poi, come si scrive? Sempre in francese dice, come si scrive il tuo cognome? E qui si vede che uno a chi si chiede come si scrive il tuo cognome si sente un po' marginalizzato nei confronti di quello che hanno la fortuna, come diceva un altro grande scrittore ebreo francofono, Albert Cohen, che si chiama, ha la fortuna di chiamarsi Dupont e Martin, i vostri nomi illustri mi rivengono a memoria. Cioè la banalità del francese tipico è un ideale per chi ha un cognome troppo pesante da portare. E uno che ha un cognome un po' pesante da portare può, fra le righe, filosofare sul divario fra l'ortografia che è passata attraverso il filtro del polacco, dell'ungherese e anche di nazioni che non esistono come il poldevo, perché Sinoc solo mediante questi filtri successivi tedeschi, polacchi, ungheresi, poldevi, moravi o altri, può diventare 20 modi diversi di pronunciare C-I-N-O-C. Chi è ancora più attento verrà che attraverso la riflessione metalinguistica sul divario fra Sinoc, se C-I-N-O-C e 20 modi per pronunciarlo, c'è anche una piccola nota. Guardate, l'unica cosa di cui era certo è che un giorno la F finale era stata sostituita da quel segno particolare, qui è beta ma è SZ tedesco, che è la double S del tedesco. E double S tedesco non è neutro. Quando si scrive due volte S in tedesco fa immediatamente pensare alla SS, una piccola allusione al fatto che attraverso la distorsione del cognome ci sono processi di esili, di fuga, di espulsione, di persecuzione. E, come nel caso di Perec, di orbamento, perché la madre di Perec è stata arrestata dai francesi che le hanno consegnato la povera Esther ai tedeschi, i quali l'hanno assassinato ad Auschwitz. Dunque, vedete il modo neomaranico di accennare discretamente a un'identità ebraica poco esistente, evanescente, fantasmatica nel caso di Proust, molto più profonda e traumatizzante nel caso di Perec, che usa le strategie neomaniche per manifestare al lettore in grado di capirlo il fatto che lui sta scrivendo da ebreo pur essendo parte del Parnasso francese, dove non è molto ben considerato insistere troppo sulla sua identità ebraica, che tutto sommato in Francia è considerata come un'opzione religiosa e confessionale e non come un'appartenenza nazionale. E adesso, una che è stata già menzionata,
Ruth Sharma, a proposito di Kafka. Okay? Vorrei parlare un po' di Kafka. Kafka che nella sua localizzazione a Praga si trova esattamente sul confine fra quell'Europa più illuminata, più liberale, più progressista, occidentale o centrale, da una parte, e meno progressista, più tribale e più disposta a catalogare gli ebrei come parte di una minoranza nazionale in Europa orientale. Kafka ha attraversato un percorso di acculturazione profonda alla lingua tedesca e all'identità impersonale del suddito lambda dell'impero austriaco. E quando lui scrive in tedesco, scrive in un tedesco che è particolarmente trasparente, particolarmente esento di ogni manifestazione pittoresca. È un tedesco quasi minimalista, lo grado zero del particolarismo e dello stile. Una scrittura bianca, come fosse delle volte descritta. Eppure si vede delle volte che attraverso l'uso del racconto allegorico, Kafka può accennare al suo lettore ebreo che scrive da ebreo pur mettendo la maschera dello scrittore anonimo, impersonale, assolutamente non ebreo per il grande pubblico. E questo è ancora più ovvio quando si sa che Kafka non pubblicò quasi nulla nel suo vivente. E una volta che era agonizzando, vuole pure chiedere al suo amico Max Brod di bruciare tutti i manoscritti della sua opera, che non voleva appunto pubblicare, perché pubblicare era ancora troppo, diciamo, manifestare una propria personalità, lui si voleva nascondere. E una delle opere pubblicate ovviamente a titolo postumo è Il Castello, il famoso Castello, che si può leggere come l'allegoria della situazione degli ebrei in un'Europa in transizione fra il feudalismo e il liberalismo, dove l'ebreo non riesce a entrare nel castello e si affronteggia a un meccanismo burocratico che lo disanima, che lo discoraggia. E questo potrebbe essere letto attraverso una esegesi ebraica, ma si può anche leggere questo castello come un'allegoria universale. E la maggioranza dei critici di Kafka non hanno molto insistito sulla dimensione nascostamente, palimpsesticamente, latentemente ebraica di molti dei suoi racconti. Vi do un esempio più preciso. Scusa se ti interrompo, non ti si vede, dovresti, ecco, avvicinati allo schermo, grazie. Sì, no, l'importante è il testo, non è la mia faccia non è... Ma il testo è piccolo. Faccia. Il testo è piccolo, sì. Si può ingrandire? Se lo aggrandisco, così. Sì, sicuramente. Grazie. Allora, a un certo punto Kafka scrive un racconto, una parabola, un'allegoria, che pubblica nel suo vivente e che poi integra nel nono capitolo del processo, il capitolo nel Duomo. E questa parabola si chiama Davanti alla legge. Non importa che chi nel processo, nel nono capitolo del processo, chi
pronuncia questa parabola è un sacerdote. Non importa affatto. L'importante è che questa parabola esisteva prima che venne scritto il processo. E l'importante è che questa parabola è una reminiscenza di un brano del Midrash, del commentario rabbinico tradizionale di Pesik Tarabatti, capitolo 20, dove si dice che al momento in cui Dio ha dato la Torah a Mosè, non era così semplice secondo il Midrash. Mosè ha dovuto passare in un'infilata di stanze, ognuna guardata di una guardia, un angelo guardia molto crudele e spaventoso. E questa questo sviluppo esegetico sul fatto che per ricevere la Torah Mosè deve passare attraverso un'infilata di stanze guardate da angeli custodi, non custodi, a guardie, è esattamente ciò che in un modo laicizzato, senza la parola Mosè, senza la parola Dio, si usa nella parabola davanti alla legge. Ma una volta che uno capisce che è una reminiscenza di un Midrash sul dono della Torah, si capisce che legge non è legge astratta, non è solo la legge che condanna il povero Yosef K a perdere il suo processo e ad essere assassinato, e forse fuori del contesto del processo, legge è sinonimo della Torah a partire dal momento in cui gli ebrei ellenizzati, i contemporanei di Ezechiele Tragico che scrisse l'Esagogè, l'Esodo, quelli tradussero Torah con nomos, traduzione totalmente assurda perché Torah non è proprio nomos, non è legge, è un po' di più che legge, piuttosto insegnamento, ma questa condiziona la ricezione della parola Torah a partire dal momento in cui si pensa alla rivelazione sinaitica, non più in ebraico, ma in altre lingue. A partire dal momento in cui si pensa alla rivelazione sinaitica in greco, in tedesco, in italiano, si può capire che è nomos, gesetz o legge. E altra cosa che accenna alla dimensione teatrale, visto che sia Ruth Shama che Maddalena hanno parlato del teatro, è importante che ne parlo io anche, se no mi sentirò un po' messo in minoranza. Già sono una minoranza perché sono un uomo, ma è una minoranza perseguitata. Certo. Ma adesso vorrei far parte di questa riflessione sul teatro e dicendo che questo Kafka, che scrive una prosa bianca, esenta di ogni particolarismo, sia ebraico che pittoresco, che scrive delle cose quasi allo grado zero della fioritura stilistica, il suo stile fa quasi paura, talmente è trasparente e capite che quando l'acqua è trasparente si vedono le profondezze di questa acqua, ma lo stesso Kafka nella sua vita empirica, come si rivela attraverso il suo diario, era un appassionato di teatro yiddish, specialmente negli anni, nell'inverno 1911-1912, quando degli ebrei dell'est europeo sono arrivati a Praga per presentare delle opere del teatro yiddish. Lo yiddish che è molto diverso dal tedesco che praticava Kafka e anche dallo yiddish occidentale praticato dalla famiglia materna di Kafka. Lui stesso non parlava più lo yiddish occidentale, ma la sua famiglia materna sì che lo parlava. La sua famiglia paterna parlava già il ceco da molte generazioni. E si vede attraverso il diario e anche attraverso le testimonianze su di lui, si vede che era totalmente ossessionato da queste truppe teatrali
che provenivano dall'est europeo. E a proposito di questi ebrei est europei che erano proprio degli Ostjuden, ebrei dell'est, molto a divario della corrente assimilazionista acculturata degli ebrei praghesi, austriaci o tedeschi. Tant'è vero che quando un ebreo acculturato e assimilato vedeva un ebreo polacco o russo con una grande barba, con un kaftan, un capote, con un cappello peote, paies, si avvergognava di essere forse considerato nella stessa categoria dell'ebreo dell'est. Ma Kafka, per reazione antiborghese, vuole appunto manifestare la sua simpatia per questi ebrei dell'est, dell'Oriente. Era così banale nel suo ceto ebraico dispregiare gli ebrei che venivano dell'est con i suoi capotes, kaftan, barbe, cappelli, paies e l'odore della cipolla e dell'aglio. Era così banale che lui appunto dice: io amo questi ebrei miseri che arrivano della Galizia o forse ancora di più lontano e che fanno un po' di teatro a Praga per un pubblico che va a vederli come si vedono circhi, no? Un circo con dei clown, dei pagliacci. Ma lui dice: io mi sento non parte di questi, ma vorrei sentirmi un parte di questi. Non lo posso, perché è troppo tardi. Ormai sono un ebreo totalmente acculturato, assimilato, e il poco di ebraismo che mi ha trasmesso il mio padre non è sufficiente per permettermi di essere parte di questa truppa di ebrei molto, molto pittoreschi. Ma loro, perlomeno, pur essendo così poveri, profughi, angosciati dal futuro, sono più di quanto sono io. Mi sento solo come un cane, non totalmente accettato dalla società non ebraica e non avendo più nessun interesse a frequentare degli ebrei assimilati e acculturati come io. Vorrei tanto far parte di questa truppa. E trovò dunque dei modi per compensare la sua frustrazione fondamentale di non essere parte di questo gruppo, la cui grandezza lui riconosce, ma che è incapace di esprimere nella sua prosa ufficiale, diciamo. E il modo in cui lui cerca di superare la sua frustrazione non è imparare lo Yiddish. Imparare lo Yiddish, quando uno ha fatto tanto sforzo per scrivere un tedesco così impersonale, è impossibile. È come se costringersi a scrivere con la mano sinistra quando uno è abituato a scrivere con la mano destra. È impossibile. Allora cerca un altro sostituto, un sostituto a questa frustrazione di non essere parte di un popolo, essendo lui un ebreo della Mitteleuropa, dove la dimensione ebraica è piuttosto individuale, e impara l'ebraico. E non male. Lo impara abbastanza bene. Ho fatto un'analisi delle lettere che lui scriveva alla sua giovane professoressa di ebraico. È un ebraico veramente buono, che potrebbe fare impallidire molti israeliani di ogni giorno. Ok, ma avete visto che dal punto di vista della sua espressione letteraria pubblicata, a prescindere dalla sua volontà di non pubblicarla, c'è un divario totale fra Kafka empirico, che manifesta la sua nostalgia per un'identità ebraica est-europea che non era sua, e la sua produzione letteraria, dove la manifestazione dell'ebraicità si legge a livello allegorico o a livello intertestuale, se uno ha in mente che la parabola delle stanze davanti alla legge è un tema midrashico. Che lui del resto
in una parte della parabola che è stata messa in note di piedi pagina, accenna questa fonte quando dice: io non so bene, Josef K. Josef K. potrebbe essere un sostituto di lui stesso. Josef K. sembrava pensava riconoscere qualcosa di conosciuto in questo, ma non sapeva più da dove era preso. È un modo di accennare al contrario su una possibile fonte midrashica, ma cancellata. Del resto è interessante, uno degli amici di Kafka, in questa Praga dove gli ebrei avevano passato questo processo di acculturazione e assimilazione, è Jiří Langer. E Jiří Langer a un certo punto è andato in vacanza in Carpato Rus, l'estremità orientale della Cecoslovacchia del tempo, e in Carpato Rus ha incontrato degli Ostjuden, degli ebrei hasidici delle Carpate. È tornato con una barba, è diventato Carpazi, è diventato un ebreo ortodosso, religioso. Cioè, ciò che non è successo a Kafka, perché era troppo tardi nel caso di Kafka. E non penso che andare nei Carpazi avrebbe trasformato Kafka in un barbuto con un caftan e un capozzo. Ok. Adesso, avete capito? Ci sono ebrei orientali che hanno due lingue nazionali nelle quali scrivono senza complessi, per un pubblico che è capace di leggerli. Questa è la nazione ebraica, con il centro di gravità in Europa orientale o nelle continuazioni nordamericane o israeliane dell'est europeo. C'è questo ebraismo dell'ovest, dell'occidente o della Mitteleuropa, molto più complessato, dove si devono usare strategie di crittografia per manifestare il resto di un'identità ebraica che non si vuole manifestare troppo. Ma ci sono eccezioni nelle due direzioni. Prima eccezione: ci sono nell'Occidente ebrei che riescono a superare il proprio complesso e a manifestare la propria identità in un modo tale che la nota ebraica diventa discorso ebraico nella lingua egemonica, che sia l'inglese o il francese o il tedesco, piuttosto l'inglese e il francese, perché il tedesco è troppo complicato. Rinunciare alla Bildung, all'educazione tedesca, per manifestare in un modo provocativo la propria identità ebraica è una cosa difficile per un ebreo tedesco, ne parlerò più tardi. Dunque, prima eccezione: gli ebrei dell'Occidente che non vogliono ridurre la manifestazione della propria identità ebraica a una nota e che creano nella lingua egemonica, inglese e francese, un discorso 100% ebraico a prescindere dal fatto che è francese e inglese. E parlerò primo Israel Zangwill, che tutto sommato è normale che a un certo punto si è reagito contro l'ideologia dell'ebraismo britannico, che è Anglo-Jewry. Anglo-Jewry vuol dire che c'è una simbiosi fra la grande nazione britannica e gli ebrei che hanno trovato rifugio in questa nazione generosa. A partire dal momento in cui Menashe Ben Israel nel 1655 chiese a Cromwell l'autorizzazione per gli ebrei di tornare in Gran Bretagna. E questo è importante perché l'ideologia dell'Anglo-Jewry, che ormai esiste ancora, è totalmente ridicolizzata da Israel Zangwill. Perché? Per due ragioni. Israel Zangwill è figlio di emigranti che venivano dall'impero russo, dunque sa perfettamente che non è possibile giocare a essere un inglese. Lui è consapevole delle proprie radici est-europee. E poi Israel Zangwill scrisse nel momento in cui compare la nuova ideologia sionista, e lui è sionista, territorialista, ma sionista comunque. E tutta la sua produzione letteraria è
uno sforzo per creare un discorso in inglese dove l'ideale di assimilazione, acculturazione alla nazione britannica è totalmente ridicolizzato. Il suo libro forse più famoso è King of Snorers, dove compare la figura pittoresca di Menashe da Costa, un ebreo portoghese che il cui nome è una sintesi fra Menashe ben Israel, di cui ho parlato prima, l'iniziatore del ritorno degli ebrei all'Inghilterra, e Uriel da Costa, l'eretico ebreo portoghese di Amsterdam. Questo Menashe da Costa è un mendicante, ma che ha un'arroganza aristocratica, e quando un ashkenazita gli dà l'elemosina, lui non lo ringrazia neanche, gli dice: è normale che tu mi dia questa elemosina perché io sono più di te. Tu sei un ashkenazita, non conti, io sono un vero ebreo, sono un sefardita, sono un portoghese, sono di buona famiglia e non importa che sono un mendicante. La tua elemosina è una tassa che mi tocca, dunque non ti devo neanche ringraziare. Anche Hadgadia è un racconto molto bello su questa volontà di provocare il consensus assimilazionista. Si tratta di una storia che ha luogo a Venezia. Un ebreo convertito, renegato, è diventato una persona molto importante della gerarchia cattolica. A un certo punto, in una notte di aprile, sente la canzone Hadgadia di Pesach e comincia a piangere e capisce che ha fatto un errore terribile a diventare cristiano. In Francia, l'equivalente dell'ideologia Anglo-Jewry è Franco-Giudaismo, l'idea secondo la quale Sion è secondo il quale, tutto sommato, il vero ideale, la vera patria spirituale degli ebrei francesi è la Francia repubblicana. E André Spire, ebreo francese, non come Zangu, il figlio di immigranti. André Spire è un ebreo della Lorraine, i cui radici sono totalmente francesi. Lui, sposando pure lui l'ideologia sionista territorialista, scrive dei poemi che sono una sberla all'ideologia del franco-giudaismo così vigente in quella epoca. Non ho il tempo di leggere questi poemi che ho scelto nella mia antologia, ma vorrei comunque citare solo una. Vedete la parte che ho evidenziato in giallo. Tu troverai des fours, des marteaux, des enclumes pour reforger les socs de tes vieilles charrues en browning élégant qui claque d'un bruit sec. Troverai dei forni, dei martelli, delle... come si dice? Inchiome? La cosa del ferraio per battere il ferro. Come si dice? Enclume? Da dove si batte il ferro? L'incudine, sì. Incudine. Troverai dei forni, grazie mille. Troverai dei forni, i martelli degli incudini per rifurbire i vomeri dei tuoi vecchi aratri in eleganti Brownings, pistole Brownings, che sparano con un rumore secco. Cioè, è esattamente la sovversione del versetto di Isaia 2,4, essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Qui invece si dice esattamente il contrario. A proposito, si trasformano i vomeri in revolvers e non i
le spade in Vomeri. Perché? Perché lui sa che per creare una patria ebraica, oppure in Palestina, oppure in Argentina, Uganda, Mesopotamia, in Cipro, dovunque, sarà necessario usare la pistola, perché nessuna nazione sarà disposta a accogliere gli ebrei. Lo sa perfettamente. E questo è evidentemente una sberla contro il franco-giudaismo, perché lui praticamente chiama gli ebrei di tutto il mondo, cioè anche della Francia, a partire verso questa patria sognata. E questo è una cosa terribile per un ebreo convinto di essere parte del franco-giudaismo. Questa ideologia franco-giudaica era così forte che spiega perché gli ebrei francesi sono stati forse gli ultimi ad aderire all'ideale sionista. Era molto difficile per un ebreo francese totalmente leale alla Repubblica pensarsi stesso fuori della fantastica Francia. Naturalmente certi eventi hanno creato una delusione che hanno fatto capire agli ebrei francesi che la madre Francia era una madrastra. E adesso vorrei finire con queste eccezioni di un discorso anti-assimilazione, anti-acculturazione da parte degli ebrei, che erano pure loro assimilati e acculturati, ma che hanno ideologicamente fatto una conversione a un ideale nazionalista ebraico, trasformando la loro parola letteraria, inglese o francese, in un discorso, non più una nota, ma un discorso percutente. E l'ultimo, forse interessante in questa genealogia, è Albert Cohen, che ha imitato consapevolmente Israel Zangwill, che ha imitato certi brani delle poesie di André Spire nella sua fantastica opera letteraria, Il ciclo dei Valeureux, che comincia nel 1930 con Solal e finisce nel 1968 con Belle du Seigneur. Ma anche qui, come Zangwill, Cohen non è un ebreo francese dall'origine, è nato a Corfù e è venuto da bambino a Marsiglia, dove ha sofferto dell'antisemitismo e della xenofobia dei francesi. E a proposito di questo sentimento di frustrazione quando i francesi considerano come un straniere, che dice: ah, Dupont, Durand, i vostri nomi famosi ritorno alla mia memoria. Adesso, vi ho detto che anche nei paesi molto civilizzati come la Francia o l'Inghilterra ci sono voci che hanno violato il tabù e hanno trasformato la discreta nota ebraica in discorso ebraico, orgogliosamente ebraico. C'è anche un'eccezione in questa Europa orientale, dove il fatto di essere ebraico è un fenomeno inescapabile. Un ebreo non può scappare alla propria identità, perché anche oggi, quando si deve riempire un formulario, un modulo in Russia, c'è un punto dove si chiede la nazionalità, e la nazionalità, quando uno è ebreo, è ebreo. Si deve scrivere ancora, non dappertutto, ma ci sono certe circostanze dove c'è questo famoso quinto punto, dove si deve scrivere la nazionalità, perché la cittadinanza è ovvia, è sovietica durante il tempo dell'Unione Sovietica, è russa oggigiorno nella Federazione Russa, ma rimane la nazionalità. Il fatto di essere cittadino russo non prescinde dal fatto che uno non deve scrivere la nazionalità. E in questo contesto, dove essere ebraico è una cosa che non si può cancellare, ci sono due figure molto interessanti, precisamente perché vivevano in un mondo dove l'ebraismo era molto pesante da portare, perché era come uno stigma
uno non poteva far di meno di essere ebreo, al contrario di certi paesi progressisti dove un ebreo può far dimenticare la propria ebraicità. Precisamente i due più grandi poeti ebrei russi del Novecento sono ebrei che, per ragioni complesse, a un certo punto della loro vita hanno creduto di poter scappare al destino ebraico convertendosi al cristianesimo. Il primo è Osip Mandelstam, che si convertì al protestantesimo per una ragione aneddotica. Quando uno si chiama Mandelstam in Russia, è ovvio che è ebreo. Ma visto che Mandelstam è anche un cognome a consonanza germanica, e visto che nell'impero russo c'erano molti tedeschi luterani, ha deciso di convertirsi al luteranismo pensando che se lui diventasse luterano, non sospetterebbero che lui è ebreo. E così che Osip Mandelstam, Osip è una forma di Yosef in ebraico, Yosef Mandelstam diventa Mandelstam di confessione luterana. E nella sua opera poetica lui accenna alla propria ebraicità in un modo un po' ipogrammatico, un po' palinsestico, come per esempio in questo poema che non ho trovato una bella traduzione in italiano, farò un'improvvisazione in un cattivo italiano. Vedete qui la parte che ho evidenziato in giallo. Iosif prodany v Egipet ne mog silnye toskovat pod zvezdnym nebom бедуины закрыв глаза и на коне слагают волны былины о смутно пережитом дне. Giuseppe venduto in Egitto non avrebbe potuto avere più nostalgia di me sotto il cielo constellato. I beduini che chiudono gli occhi anche a cavallo compongono delle epopee libere sul giorno che hanno passato nelle condizioni penose. Cioè, qui ci sono due segni interessanti. Il fatto di insceneggiarsi nella figura del suo omonimo Yosef, Giuseppe, il figlio di Giacobbe, venduto dai fratelli a una caravana di ismaeliti che l'hanno portato in Egitto, e la cosa incredibile è che questo ebreo che ha voluto scappare dalla condizione ebraica diventando luterano riesce a connettersi con l'identità beduina, che è veramente una cosa che neanche un ebreo russo avrebbe fatto così volentieri, perché tutto sommato dire di un ebreo che è un ex beduino è un insulto che può accennare al fatto che il suo posto non è in Europa. Ma lui ipogrammaticamente, a livello nascosto di questa confidenza poetica, dice: ma io sono un beduino, io scrivo una poesia che è come la poesia, le epopee libere dei beduini che raccontano il giorno duro che hanno passato. È una strategia che permette di accennare che il luterano Osip Mandelstam non ha dimenticato di essere paragonabile alla figura biblica di Giuseppe, e non ha dimenticato che i suoi antenati erano beduini fra Haran e Canaan nel Medio Oriente, e che tutto sommato il suo orientalismo romanticizzato lo porta ad essere vicino di questi orizzonti così così lontani da lui a livello diciamo dell'identità superficiale del pseudo-luterano. L'altro ebreo russo convertito al cristianesimo, ma probabilmente nella sua infanzia,
e Josef Brodsky, un altro Josef, che ricevette il premio Nobel nel 1987, una volta trasferito in America. Gli americani sono veramente un po' di mala fede, dicono: oh, Josef Brodsky è un poeta russo-americano. Cioè, la sua dimensione poetica è di espressione russa, ma visto che lui ha passato 15 anni, cioè più di 15 anni, ha passato 19 anni in America, lo prendono come poeta americano, okay? Per poter dire che hanno un premio Nobel di letteratura in più. Il precedente, cioè uno dei precedenti, è precisamente Yitzhak Bashevis-Singer, di cui ho parlato all'inizio, per dire che non parlerò della letteratura yiddish. Allora, precisamente, Josef Brodsky, la cui identità ebraica si manifesta attraverso la poesia, perché appunto è il modo in cui uno può parlare dell'identità profonda, dell'identità nascosta, del segreto, della confidenza. Scrive un poema su un cimitero ebraico vicino a Leningrad. Lui ha conosciuto San Pietroburgo come Leningrad. E qui ho trovato una traduzione, guardate la parte evidenziata in giallo, ho trovato la traduzione. Ah, ma dove è scappata questa traduzione? No, l'ho persa, ma l'interessante è che per manifestare la sua appartenenza nascosta alla nazione ebraica, secondo una strategia neomaranica molto più tipica dell'Occidente che dell'Oriente russo, lui usa la figura di un cimitero ebraico dove sono sepolti talmudisti, idealisti, in un mondo che non è idealista. Dunque vede il mondo del cimitero pacifico come un mondo dove c'è una certa verità, la verità di coloro che hanno studiato il Talmud tutta la loro vita e che ormai riposano lì nel cimitero ebraico vicino a Leningrad. La amara ironia del destino ha voluto che Josef Brodsky fu sepolto nel cimitero cristiano di San Michele nell'isola vicino a Venezia. Perché secondo le categorie dell'Occidente era considerato da cristiano, allora l'hanno messo automaticamente nel riparto protestante del cimitero di San Michele. E interessante anche è che su questa tomba, questo tumulo, nel riparto protestante del cimitero di San Michele vicino a Venezia, non c'è una croce. Questo perlomeno dà una piccola consolazione, perché tutto sommato Brodsky era cristiano un po' per caso. Non è neanche lui aver voluto convertirsi. E una volta è anche interessante, molti ebrei russi giorno criticano Brodsky di essere convertito al cristianesimo. Ma nel dibattito su Josef Brodsky negli ambiti ebrei russi di oggigiorno c'è una parola che mi ha molto colpito. Lui non è mai venuto in Israele. Sapete perché? Dice la voce che vuole capire perché lui, che avrebbe tanto voluto venire in Israele, non ha mai fatto questo viaggio. Perché in Israele avrebbe capito che è un renegato. E per non sentirsi renegato, per rimanere in questo intra due mondi, fra il cristianesimo di facciata e l'ebraismo palimpsestico, ha preferito rimanere fuori di Israele. Non parlo di vivere in Israele, parlo anche di visitare Israele. Non ha voluto essere in Israele e dare a pensare che era cristiano, mentre lui in verità era ebreo. E sono contento che non ci sia nessuna croce sul tumulo nel cimitero San Michele. Potrei parlare anche di altri casi, per esempio cosa succede dopo la Shoah, quando
la nota ebraica discretamente nascosta non ha più nessun senso, e quando Primo Levi crea un discorso proprio ebraico, mettendo i versi della Divina Commedia nel mondo apocalittico di Auschwitz, o Paul Celan che usa la lingua tedesca ma la distorte a proposito per fare palpitare tra le righe della sua poesia in lingua tedesca, fare un gesto notevole sintaticamente, ma il tempo è già passato e non parlerò dunque né di Primo Levi né di Paul Celan. Vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie mille, molto interessanti tutti. Abbiamo da leggere per un anno almeno. E se c'è qualcuno che vuol fare delle domande, non vedo. No. No. Allora, momento. Vedete il mio, in occasione del Festival Jewish in the City, da domani fino a giovedì potrete riascoltare tutte le conferenze della giornata europea, in particolare questa di teatro e letteratura ebraica è martedì 8, però lunedì c'è la storia delle comunità ebraiche. Mercoledì arte culinaria ebraica, storia e religione, giovedì medicina e scienza, dalle 8 in poi si possono scaricare poi anche nei giorni successivi dal sito della comunità o dalla pagina Facebook Giornata della Cultura Europea Milano. Grazie mille a tutti. E ci vediamo magari l'anno prossimo. Ah sì, perché no? Abbiamo un sacco di cose. Perché... forse l'anno prossimo non in Zoom. Non in Zoom. Dobbiamo leggere per coltivarci, però dobbiamo essere colti per leggere. Quindi è un circolo vizioso. Io non comprerò più libri nuovi perché ho deciso che dopo queste lezioni, anche dopo l'introduzione di questa mattina, penso che mi rimetto a leggere libri di 30 anni, che ho letto 30 anni fa. Con un altro sguardo. Va bene. Allora, alla prossima dal vivo, sicuramente dal vivo. Sì, sì, magari, magari. Grazie ancora per tutto, è stato veramente molto interessante e speriamo veramente la prossima occasione, non da Zoom, ma di vederci di persona. E con gli audio che funzionano. Sì. Hanno funzionato bene. No, ma è Andrea che non ha l'audio. Noi, per noi sì, ma è Andrea. Sì, per Andrea. Adesso non so quante fossero le presenze sul sito della... Siamo divisi tra noi e il sito, quindi poi metteremo tutto insieme e avremo più informazioni. Va bene. Grazie a tutti, allora, per aver accettato il nostro invito. E alla prossima. Grazie a voi. Presto, alla prossima. Arrivederci. Ciao a tutti. Grazie.